E belli di casa, ciao ragazzi. Come? Parla Wolf. No, scusate, non si sente. No, io mi sento, ma voi no. Aspettate. Parla Wolf. Ok, cioè, vi capisci? Cioè, disattiva, riattiva, funziona. Scozzio mangiato da un coccodrillo. Vai. Quindi, vado. Mi sentite adesso, signori, benvenuti alla quinta sessione della Leggenda del Magicum. Adesso, per chi di voi è interessato alle delle precedenti sessioni e non sa di cosa si sta parlando, questo è D&D, un gioco di ruolo. Cioè, ci sono quattro giocatori e un master. Per il resto,
Mi conviene andare a spizzare un attimo su internet e capire di cosa si sta parlando. Iniziamo dritti per dritti con il tiro per quanto riguarda il riassunto del precedente episodio, la sessione 4. E questo riassunto fatto in un certo modo potrebbe far guadagnare futuri punti esperienza, futuri punti capacità speciali o bonus in gioco che possono essere di qualsiasi tipo e sono anche quelli i miei preferiti. Iniziamo con la, almeno la, io vedo la sequenza su D&D, correggetemi se sbaglio, Farquhar, Volimir, Gwyndor e Talbor. Sì, Farquhar sì. Perfetto, inizia Farquhar con un 9. Ci siamo bassini, dai. Volimir. Oh, arriva. Alleluia, sì! Però aspetta. No, non l'ho ancora detto. Faccio 20, no. faccio 20. Uso un punto esperienza per annullare il fumble. Non ci credo, stava a uscire, stava a uscire. È rischiato, rischiato. Mamma mia, basta, oh, che cazzo. No, non è perché non voglio fare assunto, però, una certa. Posso scrivere il titolo intanto? C'è già tutto, bro. No, io qua. Ah, sopra, no, scusa, pensavo che dicevi su Twitch. Che faccio, parto? Non parto? Quando vuoi, prego. Quando faccio, ok. Allora, dopo essere stati tutti quanti storditi dalla potenza l'energia della magia del comandante Easter, ci siamo risvegliati in una cella. Il microfono lontano dal naso, Scotch. Siamo risvegliati in una cella confusi, non capivamo dove eravamo. A quanto pare una cella antimagia, con un potente campo antimagico. Lì conosciamo un elfo, certo Pirken, uno, non un elfo, un gnomo, scusate. E a quanto pare era un ladro o qualcosa del genere. E sempre nelle celle c'era un remote chiamato Rumor, a quanto pare un giocatore del Majestic, che aveva fatto anche comune con la guardia del carcere, che si chiamava Andri, la guardia che controllava i carcerati, diciamo. In queste prigioni c'era la possibilità di scendere nelle fogne, in cui si facevano combattimenti a Majestic o scambi vari, scambi di informazioni, comunque roba da mercato nero, diciamo. E lì conosciamo a quanto pare quello che ha rubato il portafoglio a Gwyndor, il buon Tirin, e si presume essere il figlio di Pirken. E niente, lì veniamo una serie di battibecchi con questo Tirin, ci portano a essere presi di mira dalle guardie, o soprattutto la guardia, un elfo, il capo delle guardie probabilmente delle fogne, che si chiama Lorisen, e ci accompagna, siccome non avevamo niente da dovete poter... potete correggerlo. Chi ha detto, scusami? Ok, della guardia, il nome della guardia di quello? Tirin. Urisan. Oh, scusate, avevo capito male. L-U-R-I-S-A-N. Ah, Lurisan, non Lorisan. Okay. Lurisan. Cazzo scritto. Ok, che ci fa una lunga camminata quasi infinita, non finiva mai sto cazzo di corridoio infinito, e ci porta a una porta di una stanza enorme a cui all'interno si trovavano Usar el Mish, potente Abrum, assassino molto famoso, soprattutto importante carte dei Majestic, un certo Takesh, che a quanto pare i miei amici hanno incontrato in una locanda malfamata di Nosferin, e Makunat, un famoso orco assassino. Beh, niente, quasi quasi assassino del padre di... Ok. Anch'io non sono riuscito a recepirti. Usar el Mish quasi assassino del padre di Maximus. Non erro, l'avevi detto. Sì, quasi ma... riuscito a uccidere. L'ha detto a me, l'ha detto. Vecchio Bob si è fatto suo. E... attenzione al meta. Parte uno scontro. Per via. Perché la partita. Ah sì, a un certo punto appare Shin al centro della stanza. Per portarci in salvo molto probabilmente grazie a uno strano collegamento che ha con Farquhar, e inizia
a un combattimento. Usa il Mish, riesce a scappare grazie a una pozione magica e riesce a svanire nel nulla. Mashin comunque lo lascia andare e sconfigge, mi pare, Takesh. Lo mette subito KO e poi parte uno scontro incredibile con le guardie. Tutti a mani, eravamo tutti a mani nude. Solo Farquaad poteva fare qualcosa perché aveva appunto la magia. E Non ha fatto un Windor cazzo alla fine per gli ha omicidi. mancato tutti i colpi, tutti li ha mancati. E poi il buon Windor che si era fatto Ha tirato le prestare. fiammate contro il soffitto. E Gwindor che si è fatto prestare a quanto pare da Lurisan, che era un amico in incognito all'interno del corpo di guardia delle fogne. Ne usciamo salvi, veniamo teletrasportati fuori dalla stanza all'esterno della prigione con tutti i nostri equipaggiamenti, tranne il mio povero scudo che era stato spaccato a metà da quale chissà magia o potenza, non so chi possa essere stato. Se lo Dal becco, primo lo ammazzo stronzo. di botte. E niente, sentiamo l'allarme del carcere e da torre di, sì, della guardia e scappiamo, iniziamo a scappare. Esatto, praticamente siete lì proprio fuori da questa specie di torrione, di mura, in una zona dove, come vi ho detto, era una specie di giardino. Questo giardino con qualche albero proprio all'uscita che sembrava come chiudere un punto particolare. Uscendo da questo giardino con qualche albero e una Stiamo piccola andando fontana, da... sulla vostra destra avete di fronte a voi un po' di strade. Ce n'è una dritta, una a destra, una a sinistra. Uno stradone che va dritto, che sembra uno stradone centrale, una che va a destra e una che va a sinistra. Da quello che lo so, qual è quella più... cioè, o meglio, in direzione alla Non ti bottega sembra di qua? aver Hai già visto percorso? questa zona? Potresti Alzando... farmi un tiro? Arriva. Tu? Percezione o survival, insomma, orientamento. Sì, vai su sopravvivenza. Se hai qualcosa, se no ti calcolo un'intuizione. Non ho niente, però il modificatore quale sarebbe? Sempre intelligenza. Sempre intelletto, sì. Fammela già Iniziamo. col modificatore. Arriva. Questo è un 19 totale, 15 più 4. Allora, forse sei già passato a questa parte perché è proprio la zona ovest, essendo giustamente la guardia ovest, la zona ovest di Nosferin. Tu sai che devi andare verso la tua destinazione, dove sarebbe? La bottega di Pan Che qua si trova? si trova a parte a 20 minuti. Non sbaglio, nella parte più a sud, ma Esatto. sto non ne sono Yes. sicurissimo. Almeno Vai. essendo ovest, così. E voi siete lì e Posso fare un tiro sentite. anch'io? Magari mi ricordo la strada che ha fatto la Fai un carrozza. tiro, però sentite tutti abbastanza che si sta aprendo un cancello e molti piedi calzati di metallo Veloci stanno ragazzi, uscendo. forza, andiamo via da qui, forza ragazzi, veloci, Questa, veloce. corriamo, seguiamo. C'è qualche luce, qualche lampione in giro appeso nelle varie strade della città, ma niente di particolare. Niente che ti ricorda la strada, anche se non sono zone proprio brutte queste, ma non ci sei bazzicato. Ditemi se prendete la strada centrale dritta, andate quella a destra che costeggia le mura o a sinistra, verso il rumore delle scarpe metalliche, cioè Ragazzi, dove dei andiamo? stivali. Verso nord o verso sud? Costeggi, allora praticamente tu uscendo, vai. Tu sei a ovest, vai dritto avanti a te verso sud. Io andrei. Io seguo Farquaad. Prendere quella. Io Farquaad, scusa, faccio. tu che conosci la strada qua? Dove Più o andiamo? meno, sì, più o meno Seguitemi da capisci questa che quella parte. lì è Dove verso siamo? sud. Perché da quella parte? Poi Dove stiamo andando mentre lo seguo? A bassa da voce, qua e dico. fai silenzio. Faccio un Ok, tiro di stealth. ok. Ok, vai. Il modificatore prontezza, immagino. Sì, Yes. una roba gnomo. Ah sì, Quello quindi un più 4. ci penso io. Vabbè, allora ti tiro solamente il prontezza più 3. Yes. Poi fate anche voi il tiro di nascondersi o muoversi silenziosamente. Sì, 21. pure Aggiungete. Ok, 21, perfetto. Aggiungete direttamente sul contatore. Porco dio. Vabbè, Un bel io casino, mi un po' angolo, di faccio un casino. casino. No, ti muovi un po' male tra lo scudo e diciamo, la spada, fai un po' di casino. Vai, Windor fa vai. un bel macello schifoso.
Porca troia, fai silenzio! Ma perché mi dà... Da 2? Abbassa la voce anche tu, è inutile che fai così. Però mi dà 8. Ho fatto io due. Vale, no, ho fatto 2 Volimir. Io ho fatto 8. Ah, io ho fatto 8. Sì, 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 ho visto. No, è Volimir che fa un bel macello. Addirittura si sente proprio il... Lo scudo rotto. L'avevi messo nello zaino, giusto? Sì, sì, sì. Ok. Lo scudo rotto, si sente che fa proprio rimbalza, fa un po' di casino a destra e manca. Niente, prendete questa via che va sempre dritta. Sono dei negozi chiusi, bugiardo, diciamo che sei sera. Anche un nano rumoroso, eh? Detto. Vero, Volimir? Meno parole, correte più veloce! E silenzio. Guarda che un passo nostro equivale almeno a 7 dei tuoi. Nano, gnomo, scusami. Accelera. Continuate a camminare, andate dritti per un po'. E vedete che ci sono delle stradine che tagliano verso l'interno di alcune case, ma niente di che. Proseguendo, vi sembra di vedere chi c'è davanti di voi? Guarda. Ok, chi c'è davanti di voi mi faccia tiro di percezione. Non me l'avete detto, quindi dico vediamo cosa fa qua. Sì. Non ti sembbra. Ok, camminate ancora un po'. Posso fare un tiro? No, posso vedere che io guardo meglio. Quindi che io guardo meglio oscuro visione. Bravo, tira. Infatti. Fermi tutti, fatemi stare a me davanti che io ci vedo meglio nel buio. Ma forse è meglio se stai dietro e guardi se non ci seguono. Che dici? No, guardando perché... avanti, noti che sulla distanza ci sono 3 guardie, una sorta di classica sentinella che sembra venire dalla vostra parte, stanno più o meno a 150 metri. Non sembra che vi abbiano visto. Ragazzi, a 150 metri davanti a noi ci sono, c'è una pattuglia di guardie, 3 guardie nere, ne riesco a vedere solo 3. Stanno venendo verso di noi. Ci hanno visto? No, non ci hanno visto, zitto. A te non ti vede nessuno, sei un piccoletto. Che cosa fai? Un tiro qui, Volimir, percezione. Sentite un cane che abbaia. Ci sono anche i cani, dannatamente, le guardie hanno i cani. Dietro, noti che a quanto pare un gruppo di guardie sta... Ah, più uno anche, no? Venendo dalla vostra direzione. Okay. Ci sono degli infratti. Arrivano da questa parte, da dietro. Da questa parte! Chi è? Girate sulla destra e vedete una testolina di uno gnomo, che è quella di Tirin, che vi sta guardando. Venite qua! Ehi, da Tirin! Questa parte! Tirin, veloci! Seguiamolo, ragazzi. Vado io davanti. Vado io. Non ha più tempo, ci stanno chiudendo le guardie. Forza, ragazzi, dai. Da dietro arrivano guardie. Da davanti arrivano 3 guardie. Allora andiamo. Una decina. Andiamo. Appena entrate nel vicolo, vedete, voi sorpassate tutti i Tirin. E proprio in quell'istante il gruppo di guardie passa davanti. C'è Tirin con una mano posta davanti a sé. E vi sembra di vedere un leggero velo di fumo, una sorta di leggero velo di ombra misto a fumo davanti. E a un certo Viola? Punto colore? Posso chiedere il colore che vedo? Colore del questo fumo? Nero molto scuro. Ok. Ogni tanto vedi una venatura viola che trapassa il tutto. Ok. Praticamente proprio in quel momento. Fermi! È un cane che abbaia! Controlla là dentro. Vedete che c'è un soldato che si avvicina e vedete che c'è Tirin che comincia a tremare leggermente. Sembra da dietro, lo guardate, sembra leggermente affaticato. Non c'è nessuno, signore. Non sento niente. Si è mutato. Dovete farmi tutti e 4 un tiro su muoversi silenziosamente. Io gli volevo mettere la mano sulla spalla. Partendo da Falquar, vi richiamo io i tiri. Falquar, tira. Let's go. Porca troia. Tira, usa. Uso un punto esperto. Ce l'ho. Un momento. Ne ho uno. Let's go. Ottima scelta. Mamma mia. Allora tiro. Posso consigliarglielo in questo caso, bro? O è metagame? Sì, io lo dico, io salvo. Vabbè, cioè, l'avrei usato in ogni caso. Potresti ricordare. Non è un metagame, non fa parte delle schede, potresti ricordarglielo. Allora ritiro. Mamma mia, no, bro. Allora, praticamente tu spostandoti leggermente dietro fai cadere una cassa di legno proprio nell'istante in cui i soldati riprendono la marcia.
Solo un soldato guarda dalla tua parte e continuano a procedere avanti. Va bene, sta guarda. Hai visto il mio metto? Dicevi a noi di stare in silenzio e poi siete il... Abbassa la voce. State zitti. Ho dovuto sprecare la maggior parte delle mie energie per nascondere tutto il vostro casino. Il respiro del nano fa più il rumore di mio zio quando dorme. Non è colpa mia, scusa. Chi è tuo zio? Fatti gli affari tuoi. Tutti vi stanno cercando, le guardie almeno. Io mi sentivo in colpa. Mi sentivo in colpa per quello che ho fatto. E pure mio padre ha detto che dovevo aiutarvi. L'unica cosa che so fare è usare un po' di magia, ma le mie energie non sono molte. Devo riuscire a portarvi. Seguitemi. No, vieni di curo, fermo, ci penso io. Gli metto la mano e lo curo. Ok, lanci una cura. Sì. E gli dirò. Aspetta, fammi vedere. Un attimo, però. Cura del devoto. Cura del devoto 3-3-5, quindi vado a 2. Aspetta, provo a fermarti prima che tu lo faccia. Poi tiro di destrezza. Non ce la faccio. Io ho bisogno di una spallata, però vabbè, dai. Se ci provi te. No, nel senso a parole. Intendo. Io tiro di destrezza e faccio. Usiamo una di queste. Almeno non sprechiamo le nostre energie. Sì, ciao, prima poi dice quello Jack è scato per terra. Sì. Ormai io lo sto curando. No, più che Jack è scato per terra, la magia è già partita. Cioè, allora, fortunatamente in questo tipo di situazione devi mettergli le mani sul braccio. Devo tirare il. Che tiro? Un di 6. Sì. Allora, quindi tu vai a... Vado a 0 di riserva perché io ho 3 ma ho attitudine 2, quindi mi conta meno 2, giusto? Esatto. Ok, quindi era 3-3-3, quindi, e quindi divento 2-3-0. Yep. Praticamente, proprio in quel momento, vedete Talvor che è una sorta di cedimento e comincia la scura visione, è come se ti si spegnesse in quel momento, non ci vedi quasi niente. Quanto è dannatamente buio, non vedo più niente. Ho usato tutte. Il mio mento si rialza e fa. Grazie. Non ti preoccupare, Tal, sono io i vostri occhi. C'ho un mal di testa, bro, cioè io niente più. Ho un mal di testa, ragazzi. Allora, per quanto riguarda mi è venuta un'idea. Io ho una corteccia di Fermus e delle foglie di Lumen. Hanno un odore particolare oppure sono quasi inodori? Perché abbiamo dei cani appresso, quindi potremmo coprire il nostro odore con un qualcosa di particolarmente odoroso. Eh certo, così almeno loro si trovano la traccia e te te li porti dietro, Entrambi le foglie hanno un... parlavi con me o con loro? Parlavo col master. Io sto parlando con lui. No, sta parlando con me. Perché non ha detto chi è da Wolf, quindi... Sì, no, infatti, avresti potuto dirlo in gioco, in effetti. Vabbè, sì. No, non hanno un particolare odore, anzi, quasi neutro, quasi. Comprese anche le pozioni di cura? Sì, quelle sono dentro il vetro. Fa guarda, l'odore, e voi? Hai qualcosa delle tue ampollette che mi fa stare bene? Sto prendi male. Sta roba. Che cos'è? Dai. La prendo. Io sorreggo Wolf e sorreggo Moon mentre Tal. Non è Moon. Sorreggo Tal mentre. Grazie. Sorreggo Tal mentre. Grazie, Gwindor. Sostengo, via. Ok, bevi. Sei l'unico. Sì, bevo. Dove splitti 5? Faccio. 3 a intelletto. Sì. E. 1. Così posso usare almeno una cura. 4. Merda, raga. E allora. Faccio e dico grazie, Gwindor. C'è l'unico che poteva stare alla mia altezza per reggermi. Gli altri li avevi schiacciati. Zitti. Seguitemi e fate il più silenzio possibile. Non ho più energia. Ok. Io lo afferro, Wolf. Io lo afferro e gli faccio. Aspetta un attimo, tu. Adesso vieni qua e mi ridai il mio wallet. Non, forza. Non ce l'ho più, l'ho dovuto dare a chi volevo uccidere. Non è il momento, muoviamoci. Come non ce l'hai più? Guindor, ucciso. Io non è che lavoro per me stesso. C'è qualcuno sempre sopra. Muoviamoci. Vorrei vederti te in faccia. Più avanti, eventualmente. Dico io quando ci muoviamo. Io vi ho tirato le guai. E adesso dovete smettere, stare zitti tutti. Il prossimo che parla, io da qui scompaio e sono affari vostri. Come la mettiamo? Bravi, grazie. Vai, voglio togliere. Muoviti. Seguitemi. Voi praticamente entrate in un vicolo, tutto scuro,
e sulla parte sul fondo sembra un vicolo chiuso, ma sulla parte sinistra del fondo, che ha un colore completamente nero, vedete lo gnometto che passa attraverso. In quel momento non c'è più niente, lui riappare dall'ombra e fa: venite! Che fate? Ma che diavoleria è questo? Vado io avanti, seguiamolo. Fa guarda, ti hanno insegnato qualcosa del genere? Dai, è solo una magia di illusione. Dai, non fate cacca sotto. Io entro. Arrivo. Aspetta, Tal. Io mentre lo dice sto già entrando. Lui è già andato? Avanzo anch'io. Sono già entrato, tipo mentre lo dice, Stargate. Ok. Non c'è niente d'altra parte, c'è tutto lo stesso corridoio. L'unico che non lo vede è ancora qui, che è dall'altra parte. Io entro anch'io alla fine, se sono rimasto da solo. E vabbè, allora entro anch'io. Posso... Non è niente, è un velo inesistente. Oh, grande lì, ragazzi, pensavo, posso fare una cosa? Posso capire? Io non so se... Aspetta, mi ruolo, però vorrei sapere se quello che vedo me ne ricorda la prigione, se è la stessa cosa illusoria che ho avuto quando sono sceso di sotto alle scale. Rispetto a quello che vedi è molto molto simile, è un tipo di magia di illusione che crea un velo inesistente che fa vedere come se ci fosse un'ombra. È una magia che non conosci prettamente per i tuoi studi, però sai dell'esistenza, sai che alcuni tipi di magie religiose possono fare, diciamo che richieste o magie comunque da devoto possono fare un'azione simile, ma non come quello. Ti posso dire che a livello d'accademia tu sai che questo è un lavoro da maghi. Ok. E io allora faccio, mentre passo, c'ho Fagual vicino? Sì, è lì vicino. Seguitemi. Fagual, questa sembra la stessa magia che c'era nelle prigioni, l'illusoria. Io lo so. Quella che studiate voi in accademia. Nell'accademia dei maghi. Fermi, zitti. Mio Dio. Signore dell'ombra, perché devo avere i rimorsi per questi ignoranti? Il signore dell'ombra non si prega così. Tu lo sai come si prega il signore dell'ombra? Lo so, come so io. Sì, bla bla bla. Porta rischietto. Come fa a saperlo? Zitti. In quel momento, sul fondo del viale, non dove dovreste andare, ma da dove siete arrivati, vedete che una parte di muro letteralmente crolla verso il vialetto. Delle mattonelle crollano ed esce un Garlock, un piccoletto, tutto tagliato e tutto graffiato. Sembra addirittura avere infilato nello sterno un coltello. Si gira verso di voi e dice: Tiri, mi hanno trovato, andatevene. Vedete che cade a terra e da dietro di lui escono dei Razzur. Io gli vado subito addosso. Tal, cazzo, fuggiamo. Prenditi cura del Garlock. Io vado. Ti copro io. Vai. Siamo in mezzo, stiamo già scappando dalle guardie. Che cosa stai facendo? Andiamo via da qui. No, via di qua. In questo momento. Quindi io tengo Gwyndor. Fermo, Gwyndor. È già spacciato. Non lo vedi? Ha un coltello piantato. I Garlock sono deboli. Poverino, ha preso una coltellata più grande di lui. Forza. Allora, ormai la situazione che vedete è quella che vedete su Roll20. Voi siete lì. Visto. È molto scuro, l'unico che riesce a vederci qualcosa è... Mi sono ripreso io, no? Anch'io dovrei poterci vedere nel buio. Sì, ci vedi anche tu, però l'ambiente è un po' scuro. Vedete in fondo che ci sono dei Razzur. Delle belle prede. Molto interessante. Prendeteli. Tiri, portaci via da qua. Crea un altro muro. Non ho più abbastanza energia per farlo. Cosa ti servirebbe? Porca troia. Wolf, che armi hanno i Razzur? Allora, quelli con i due cerchietti... Riesco a vederli? Riesci a intravedere quelli con i due cerchietti perché hanno due archi che sembrano avere dei pezzi di metallo. Cioè riesci a vedere un attimo lo scintillio del metallo alla luce della luna. E quei tre davanti sembrano avere tre coltellacci. Allora, siete in combat, mi dovreste fare il tiro di iniziativa, per favore. Prima ti vorrei fare un tiro di... Sembra che ci sia qualcuno che è appunto... Innanzitutto, chi ha parlato? Chi mi sento dato... doppio, Fark. The fuck? Aspetta un attimo. Ora, ok. Dovrebbe andare bene. Chi ha dato l'ordine ai questi esseri di attaccare? Sembra una figura più autoritaria o un loro pari?
dal tono e da quello che, cioè, da come si è comportato, sembrava come sì, qualcuno che li comandasse o qualcuno che Wolf. Sì, lì. Io che vedo le pareti, noto qualcosa che sono le pareti per salire, cioè vedo pareti, cioè alti muri a destra. Ci stanno finestre, porte. Non ci sono né finestre né porte, sembra proprio come un percorso scavato nel, cioè più che scavato, tra una casa e l'altra, okay, come se mezzo, non avessero attaccato. Ho capito. L'unica cosa che vedi in alto a circa sono le stelle. Sì, sono le stelle della notte, però vedi che come se ci fosse un tetto della casa più o meno 4 metri e mezzo d'altezza. Abbiamo già combattuto, non possiamo. Basta, e inoltre il nostro rumore attirerà le guardie. Mettiamoci informazioni almeno. Dove scappiamo? Fuggire. Ma dove andiamo? Torniamo indietro? Vuoi tornare indietro? Dove? Non ha più la magia. Non ha più magie. Dobbiamo metterci in posizione e fare. Aspetta, voi siete arrivati da Freccia Verde. Esatto. Come da Freccia? Ah, ecco. Noi possiamo proseguire. Ah, io pensavo che era al contrario, che noi dovevamo andare là. In questo momento la Freccia Verde sta facendo la cortina d'ombra che nascondeva il passaggio. Freccia Verde. Allora sì, andiamocene via, proseguiamo verso. Ragazzi, allora ok. Io non dovete farmi un tiro per. Okay, per la prontezza. Cattiva, insomma. Chiami tu? Chiamo io, Falquar. Buono. 7 più 3. Molto bene. Riesci. Buono, signor amico. Sì, avevo già contato. Riesci a svincolare e a correre via. E fai i tuoi 6 metri di movimento. Tu hai spostato le pietre. Mi spostano le pareti. Con la corsa 6-12. Quindi più o meno qua. Se non riesci a spostarti tu? Grazie, sono veloci. Ratti, regà. Questi ci si inculano, chissà quanti so. Riesci a spostarti tu, Fakwar? O... Fakwar, dove? Spostate, bro. Senti, Fakwar? Sì, aspetta un attimo. Mi hai già spostato tu? No, è a 12, ti ho spostato di 6. Non... Aspetta un attimo. C'è il per... ok, c'è ancora il permesso legato a quello, sì, perfetto. Sì. Mi fate il tiro iniziativa e poi decidete cosa fare. Fakwar ha fatto un'azione prima di combattimento per la... anche concessa dalla rapidità dei riflessi degli gnomi. 12 io. Ok, abbiamo Talvor con 12. No, 14 dai, no. Perché c'hai sì. 2. Sì, sì. Ditemi la somma direttamente. 14. Aspetta. Aspetta. Siamo io, no. I tiri. Sì. Quindi vabbè, Talvolo ha già tirato, fa niente. Volimir ha già tirato, devi dirmi il totale. 9. Non hai iniziativa? No, hai iniziativa. Ah sì, scusa, che cazzo è? 2 più 2 11. Ok. Allora, vado. Poi tira. No, lui. 3. 5. Guarda che per ogni punto di prontezza, per ogni 5 punti di prontezza che hai dovrebbe essere un più 1. Dai, somma. No, è già calcolata automaticamente. Sì, io guardo la prontezza adesso. 2 2 5. Ok, perfetto. 2 5. Ok. Un più 1. Okay. K. Credo di avere le gambe particolarmente rapide. Proprio fare allora, scappare. Allora, inizi tu. Io corro. Ok. Aspetta, guarda quel fifone. Window, lascia perdere. Vedi che c'hai attaccato alle calcagne lo gnometto che corre dietro di te con una velocità abbastanza incredibile. No! Hanno chiuso tutto qua di fronte. Non ci resta che combattere. Yeah. 12 qua. Allora, voi che fate? Io lo sentiamo che dice sta cosa. Tocca. Merda. Fa guarda cosa succede. Ma a parte che siamo lontanissime, non ho intenzione di urlare. In effetti, no, cioè, ho considerato che hai urlato. È urlato, vuoi questo urlo? Sì, è vero. Mm-mm. Vabbè, non ti rispondo. Non ti mettere, basta. Non ti ci mettere anche tu. Per favore, Volimir.
Mi hanno rotto questi qua. Io mi metto in posizione difensiva. Così, spada scura. No, aspetta, non è il tuo. Non è il tuo turno. Vabbè, però l'ho detto. No, no, non, cioè, era, questo è adesso iniziativa. Quindi tu sei ancora lì che cerchi di. Cioè, ti sei appena girato, hai visto la scena. È tutto molto rapido la situazione. Mi serve classe armatura di. Classe armatura di Volimir. 18. Ok. Sto messo nel merda, io devo riposare, raga. Non c'ho un cacchio di punti. Mi hai colpito da una freccia. Ti vengono tolti 4 punti di. Cazzo, non avevano solo coltellacci questi qua. Quelli dietro, no, no, quelli dietro, c'è un cerchietto dietro, no, no. Quelli che hanno il cerchietto, intravedete sì, degli archi, dei piccoli archi. Cazzo. Allora, dov'è? Uff, io devo aspettare l'azione per percepire se il Garlock sta ancora bene o male. Lo devo, sì, stare vicino. Dovresti sprecare un'azione e non lo era a terra, no, era proprio sta coperto fuori. Tutti i scavi. L'hanno sorpassato i Razor. Arrascava. Allora, voglio. I nostri. Meno 4, 16. Allora. Poi. Passa armatura di Talvor. Quindi è 14. Sì. Colpito. 7 danni su vigore. Porco cielo, sono morto. Io non posso. Vai a zero. Ma, fai io non fatica. Posso fare. No. Sto a morire. Fai fatica. Io muoio, raga. Wolf, ma io non posso fare niente per tipo magari anticipare questa cosa, no? Perché ho iniziativa troppo bassa. Esattamente. Ok. Vuoi prendere in futuro talenti che ti potenziano l'iniziativa. Talenti che sono capacità speciali. Iniziativa migliorata. Poi. Quanto danno fanno sti cosi? Con gli archi non sono male. Vedete quei tre davanti con la spada che si avvicinano. Allora, turno di Faquarl. Che è prima ti faccio un percezione qui. Ok. Dimmi dove? Mettami la freccia se vuoi. Ah, sì. Usa la freccia per farmi capire. Do un'occhiata prima al. Al perimetro del. Al perimetro, okay. Quanto è alto? È scavalcabile? In che condizioni sono i cardini? Di cosa è fatto? È legno? Okay. Può essere bruciato? Tira, vedi subito che è legno. Okay, quello che vedi subito che è legno. Ma con il tiro vedi. È legno. Sembra. Legno legnoso. Sembra proprio una specie di staccionata che è alta. Da quello che puoi vedere arriva quasi a 2,5 metri, più o meno. Cioè, tu a occhio, se ti metti sulle spalle di Gwyndor, potresti, quello che puoi immaginare, potresti provare a saltare sopra. Non vedo serrature, sembrano proprio costruiti molto recentemente. Una barricata molto ignorante costruita recentemente. Questo con quel 3 lì te lo concedo, anche se è un po' scuro. Sì. Di più purtroppo non riesci a intravedere. Poi reazione con l'oggetto, con un oggetto, nel senso passo una pozione al tizio, a cosa? E tipo. Allora, se fai questo però non ti puoi muovere. Perché? Lo calcolo come azione, hai sprecato un po' di tempo nel controllare la staccionata. Ah, ok, vabbè. Devi scegliere tra, se vuoi far questo non ti muovi. Hai movimento, azione, di solito più azione rapida. Fino a che non sblocchi l'immagine. Interazione con un oggetto è un'azione rapida. Da quel che Lei rivela dalla tasca e tutto. Se non era praticamente il. Sì, devi toglierlo dalla tasca. Però hai impiegato tempo a cercare di capire, a cercare dei cardini, a fare così. Con l'azione lì ti ha bruciato l'azione rapida. Allora. Troppo comoda, mamma mia. Mi sposto in avanti cercando sempre, aspetta un attimo, 12. Eh,
sempre mantenendo un basso profilo per non farmi vedere. Cerco, vabbè, no, ho finito le azioni. Però, insomma. Ok. Poco dopo di te, vedi che anche Tigrin arriva proprio da te, accanto a te. Poi. Un pet. Talbor. Io, rega, Master, cerco di arretrare. Faccio, ragazzi, io devo arretrare, sto... Questa freccia mi sta fottendo. Cerco di andare indietro, mi sposto verso Tirin e Fakwar. Ok, tutto il movimento 9-18? Corri, sì, cammini? Non ce la faccio, se a correre. Corri, sì, in teoria riesci. Però ti faccio fare un tiro per vedere se può accaderti qualcosa. Perché la prontezza ti permette di correre, il vigore ti permette di avere, come dire, fiato sostanzialmente. Tu in questo momento hai quasi zero fiato. Se cammini te lo concedo, se arretri... No, cammino piano piano guardando loro, cioè tipo... Cioè cammini, non è... piano piano fai 4 metri e mezzo. Cammino normale? 9 metri. No, cammino normale. Ok. Arretri di 9 metri. Aspetta, posso spostare io? Sposto io? Vado. Vai, sì, guarda, vedi, perfetto. E guardo sempre dietro. Adesso in teoria puoi fare un'azione perché hai fatto un movimento umano. Posso farti il recupero? Non ce l'ho, vero? 9. Vede. Scusate, no. Forse ho livellato, forse sì, non so come funziona. Calvoli. No. È vero che hai livellato, però i tiri di recupero li recuperi con le 8 ore. Ok, allora purtroppo non posso fare nulla. E faccio... Non ho nemmeno l'energia. Non posso aiutarti, hai già bevuto una pozione. Un'altra potrebbe avere effetti. È un rischio. Forse allora mi ero spiegato male. Io so che è un rischio. Aspetta, no, questa è una cosa che Farqua sa. È un rischio mischiare due pozioni che hanno una base, tipo due, un'ampolla dentro l'altra e berla. Ma se ne bevi una, assorbe con la magia alchemica, e ne bevi una, assorbe con la magia alchemica, in teoria dagli studi puoi berne anche 10-20 di fila. Il rischio allora è se tu vai a mischiare due composizioni. Avevo frainteso. Sì, no, forse avevo spiegato male. Ma ti sta per arrivare un carico di HP. Allora, okay. Volimir. Ok, io sono qua. 2 metri sono qua. Già, sono giusti in distanza. Sì, queste ho preso le metrature perfette. Ok. Sbraga libro. Senza scudo. Tiro scaglia del guerriero. Mi piglia tutto il turno. Sì, vabbè. Avevi già la scaglia del guerriero attiva con 6 restanti. Ma vale ancora? Se te la tiri ancora ti torna a 10. Sì, sì, fino a che non te l'annullano, non si spegne, okay, quel tipo di magia. Buono, cazzo, buono. Allora, porca troia. La scaglia del guerriero è figa. Obbie. È come la barriera del mago. Ok, allora. E devo... cioè... allora provo una. Un'inforcata su questo qua arancione. Dai, sono razzo, allora, schiattato lì. Devi fare almeno un metro di movimento verso di lui, se no non ci arrivi. Ma tu mi hai dato 3 metri di gittata di lancia. No, 1,5 metri se è nano. Se eri umano, 3 metri. Hai scritto 3 metri. Vabbè, ok. Ma che ho scritto 3 metri? Ah, la gittata se la lanci? No, se la lancio. Yes. 3 metri, se la lancio 3 metri, cazzo. Più di 3 metri hai meno 1 classico di difetto. No, no, poi tu puoi lanciarla anche a 40 metri se vuoi. Ogni... metro, ogni 3 metri in più che vai a lanciare è meno 1. Quindi devo avvicinarmi un passo e se vuoi forcare, colpirlo con la lancia, sì, devi avvicinarti di almeno un movimento, un quadratino, un metro allora e mezzo. Faccio un passo avanti, un metro, quel che serve. Metro e mezzo. Prego. Cerco qua, così. E proprio più o meno esserci. E provo l'inforcata. Con la freccia o dimmi quale dei 3 pallini? Questo. Ho sbagliato. Di pallino arancione. Esatto, okay. Arancione. Tiro per colpire. Adesso da dove avanti. E dimmi anche il bonus. Allora, ho più 1 precisione della lancia, giusto? Sì. Lancia nanica. E...
Armatura no, non c'entra niente. Arrivare, non c'entra. Uno e basta. Almeno mi pare, sì. Ho sbagliato. Più 1, 18. Sì, è colpito, dimmi i danni che gli fai. Allora, tu... La caterba. Tu mi hai scritto... Un di 10 più 2... O 20 per 3, penso sia il critico. Mm-hmm. Quindi devo tirare un di 10? Yes. Comunque... Comunque Rama hai fatto di più perché c'hai il bonus al tiro per colpire. 10 più 2, 12. Più 6. Più 8. Ok. Perché più 8? C'è tutto scritto dove c'è l'arma. Ah, sì, leggiti bene bene l'arma. Sì. Leggi tutte le cose che ci sono all'interno dell'arma. Anche le scritte piccoline in cinese al contrario. Esploso. 10, anzi. Fatto 18. 18 più 2, 20. Più 1 PT, 24 dovrei aver fatto se non sbaglio. Praticamente la lancia gli perfori letteralmente il petto. Pah! Prende il ratto in pieno petto e quel ratto gli schiatta a terra dietro. E... Il razzo lì. Ricordiamo che i razzo sono più o meno alti come gli gnomi. Sì, sto facendo vedere la... I ratti di merda. La foto. Ottimo. Ok. È sempre un cane che abbaia anche durante lo scontro. Non importa quello abbaia. No, allora. Ci stanno trovando. Allora, Volimir Gwindor. Allora io lascio la spada che ho nella mano sinistra per terra, la lascio cadere. Sono curioso, me lo posso sapere il motivo o vuoi sorprendermi con un'azione spettacolare e non dirmi niente? Ti voglio sorprendere, ovviamente. Vai. Ti voglio sorprendere. Allora, fammi godere. Allora, nella corsa, praticamente nella corsa, faccio il movimento per fare l'estensione dello scudo che ho sul braccio destro. Scudo okay? Buckler? E guardo, sì, guardo Volimir e poi faccio, e poi tiro un urlo. Ah! E dovrebbe tipo coprire tutta la strada, perché è un'estensione di 3 metri più o meno. Okay. E spingo in avanti. Allora, fammi un tiro di prontezza per riuscire mentre corre a lanciare la magia di estensione dello scudo. Affanculo. Usa il dallo. Consiglio mio, prima fai la magia e poi corri. Perché creare una magia, soprattutto per i guerrieri che non sono maghi, che hanno una difficoltà maggiorata, tu correndo devi comunque muovere, cercare di fare quei cerchi, quei triangoli particolari e fare la magia del guerriero. Purtroppo non ti parte, perché però se la... qualcosa nella corsa ti impedisce di far partire la magia. Il problema è che se lo facevo prima si apriva lo scudo e mi rimaneva Volimir di là, dall'altra parte. No? Quanto si ingrandisce lo scudo? I 3 metri. Adesso capito, no, come funziona? Non è che si allarga proprio a cerchio, cioè diventa un diventa sempre più esatto di larghezza questa di la parte sotto del tuo corpo, le gambe sarebbero state scoperte sostanzialmente. Ok, e come puoi vedere la distanza tra una parte e l'altra era proprio di 3 metri, e calcolando questo tu saresti potuto rimanere incastrato lì nel muro. Un consiglio mio. Non male. Innanzitutto togliamo qualche riserva di caratteristiche per il tentativo. Vai, 5. Allora, no, non ti esce la magia, quindi non ti ciuccia tutta quella. Alla metà? No, di meno. Ok. No, prontezza, bro. Sì, no, prontezza. Pronti. Fidati. Ok. La prontezza della corsa, c'è tutta una situazione che devi considerare. Allora, Vorgwinder e Razzur. Sono dei Razzur. Gwindor, classe armatura 19. Sei morto, Gwindor. Abbastanza. C'è una freccia che ti passa molto vicino, però va dietro. Prende me, bro. No, cade un po' prima. Gwindor ancora classe armatura.
Credo che sia sempre 19. Suppongo. Anche questa freccia vedi che ti passa leggermente sopra. Sempre 19. Mi verrebbe da dire che sono amici di Facua. No, non... Aspetta, Wolf, aspetta, perché io c'ho anche schivare. Non so se... Hanno studiato la carta. Potevi dirmelo. Ricordalo questo di dirmelo. Adesso okay. Uno ti attacca, ti concedo schivare. Il razzo davanti a te, pallino... Parare no? Non posso puoi parare con la spada? O con lo scudo? Egli sa parare o schivare. Allora, mi fai il tiro per parare la spadata. Ma sai che ti è gliellata. Non pare la sparata, però quello la che sparata. Cerca di colpire la sparata. Player unknown D&D ground. D&D ground total. Non pari la spadata, ma in qualche modo il razzo proprio ha tirato un colpo a casaccio e non ti colpisce. Volimir, ripetimi la tua classe armatura. 18. Non ti colpisce, cioè sti stronzi fanno cagare. Sono ritardati. Sono dei ratti del cazzo. Un po' come Windows. No, quasi come Faguar. Io posso dire. Hanno la mira tipo Faguar. Senti, non è il momento di fare humor. Se vuoi sopravvivere. Torno di Faguar. Io lo guardo e gli faccio. Hai ragione. Wolf, questo che cazzo è? Esattamente. È un figuro strano che vedete dietro i ratti. Non si capisce bene. Sembra uno stronzetto, bro. Un palo adesso. Io tiro fuori tutte le pozioni, ne do due a Coso. Coso Kit, ho un nome. Alvor e due me le tengo io. Coso, tirami fuori da questa situazione. Almeno una cosa, falla decentemente. Con piacere. Io e bevo due. Al tuo turno. Aspetta, arrivato, ma chi sei? Se le cose dovessero mettersi male, scortami davanti a tutti. Scordami. Qui finisce la tua azione in totale. Io ho capito, scordami, bro. Quindi io davanti a tutti mi scordi che a quello che comanda. Ok. A quello che ha dato l'ordine. Va bene. Sta andando avanti la situazione. Ok, vabbè. Più di 5 secondi. Vabbè, il concetto è questo. Tocca a me, bro. Non posso neanche riuscire a bere una cazzo di potenza. Ah no, tocca a te. No, per il discorso che hai fatto non te lo concedo. Dai, la ruolata è gratis. Che cazzo. No, la ruolata sta in combat. No, in combat no. E anche in combat. Sostiene gratis. Parli troppo, Gnometto. Parli troppo. Pathfinder. Ma in realtà no. Guinda, per favore, bro, stai cercando di bloccarti con lo scudo. Però era geniale come idea per bloccare tutti i razzi. Era una buona idea. Windor, chiedigli se conosco tuo nonno. Questo vale o no? Sicuramente avrà lo stesso aspetto. Cosa? Di questi cosi. Guarda. Quindi sei rimasto con due pozze, beh? Aspetta, io posso fare una battuta, bro. Fuori dal gioco, mo. Io avrei dovuto dire. Tranquilli, adesso arriva Shin. Non c'è due senza tre Shin. Adesso io lo dico. Inizia a pregare lui, non le divinità. Inizia a pregare lui. Come osi dire una cosa del genere? Allora, sto a morire. Passata io. Ma lo sentite anche voi questo grido di merda? Mi sta rompendo il cazzo. Tirin, per favore, accetto. È giusto lui che fa. Allora. Il turno di... È Tirin che grazie. È il turno. Tirin, tocca a Tirin. Vedete che... fa una piccola magia e diventa quasi invisibile. Cioè, vicino a voi vedete come un'ombra che si muove. Bravo, Moccas. Che potenza. Allora, turno di Talvor. Allora, io bevo le pozioni. Una bevo una. E muoverti. Ne bevo una e mi metto su 5 su vigore. Ok.
parte riesci a, a riprenderti, tiri un sospiro. Tiro un sospiro di sollievo e... Ma che male che stai messo. E beh, per consiglio sta una merda, 5-4-3. E niente, dico... Grazie Fakual. Portami davanti. Sto... Ancora no. E mi metto, no, guardo, mi metto davanti che guardo tutti e sto, sto pronto, spada e scudo, aspetta. Ok. Volimir? Anzi, difensiva. Volimir... può fare solo una cosa, stiletta come un pazzo perché non c'ho più lo scudo, porca puttana. Io ho stiletto quello con la rossa. Alright, tiro per colpire. Domanda al master, bro, io vedo solo spada, ma lo scudo? Ah. Eh? Lo scudo non ce l'ho più. A sinistra, sotto i tiri di recupero. Ma aspetta. Ah, scusa, ho letto. Rami totale? Metti bonus. Dimmi il bonus, adesso me li dice, me li dicete. Me li dite voi, mi dite il totale. Mi chiedo il totale, ditemi il totale. Se vi chiedo il tiro, vi dico più tiro. Uno. Più uno, sei. No, non più uno. Più consiglio uno, spudorato, perché... durante la settimana studiati la scheda. Scusa. Non la studia, bro. Non ho capito come funziona. Cosa devo mettere? Parte sono le lettere che composte tra di loro compongono delle parole che hanno un significato. Quel significato ti può aiutare per capire come procedere. Guarda, dove c'è l'arma? C'è arma, spada, tipo. Per ora tipo va bene così. Vabbè. Perforante, esatto. P vuol dire perforante. Dopodiché c'è danni. C'è bonus 5 punti più 2 damage. Vedi? 5 punti, ogni 5 punti hai più 2 danni, quindi 8. E il bonus invece per colpire hai sempre 5 punti più 1 del vigore. Quando si parla di armi melee, vai a vedere il vigore, 5 punti di vigore vuol dire 2 e 5 punti di vigore vuol dire 1. Quindi hai più 4 in quel bonus lì. La gittata è il lancio 3 metri, precisione più 1 perché è una lancia nanica particolare di Mithril. Non hai munizioni, e il peso è di 1 kg perché Mithril è molto leggero. E quindi... 5-9. Esatto, fai 9 ma non riesci a colpirlo. Accidenti. Puoi terminare il turno? Sì. Windor. La tua spada te la segno qua. La spada corta hai buttato, giusto? Sì. Okay. Falla tipo durante... vabbè io la vedo però vabbè. Io attacco no, quello rosso. Ok, tiro per colpire. Alla faccio 16 colpito più... dammi il danni. Ok, è un D8. Okay. Aspetta. Aspetta. Ho più 8, quindi 16, un danno ogni 10 vigore, quindi altri 2 e 18. 18, no, aspetta. Aspetta, aspetta, aspetta. Aspetta, aspetta, aspetta. Perché ho anche più 1, 19. Buono, bro. Okay. Gli fai un colpo molto pesante, però è ancora in piedi. Ok, allora lo riattacco con l'attacco aggiuntivo. Un pugno. Hai shoppato? No, è sì, quello. Sì, l'attacco aggiuntivo sì. Lo fai ancora con la stessa spada. Se tu avessi avuto 2 spade, sì. Ne facevi 4. Ne faccio 4, sì. Però con una spada ne fai 2. Vai. Devo colpire. Allora, 11. Dammi bonus. Sì, 11 più 4, 15 più più 1, 16. Colpito. Dammi danni. Minimo danno è 8, giusto? Quindi quello è bello che ho fatto. Quindi 13 più, abbiamo detto 3, 18. Muore. Proprio gli lo vai, primo colpo gli dagli una squartata sullo sterno. Hanno delle armature molto grezze, dei cappucci strani ma niente particolari, non sono corazzati, e col secondo colpo proprio glielo infili nella gola e muore.
Avendo l'attacco aggiuntivo posso mettermi anche tipo in posizione difensiva, pronto a parare Qual utilizzando... Qual è un'azione? Cioè, okay. Se tu mi dici attacco o posizione difensiva. Quello che puoi fare adesso in teoria che ti resta è il movimento. No, va bene così, va bene così. Ok, turno dei Razor. Allora... Volibear, che classe armatura? 18. Ok. Non sono per la memoria. Passa una freccia sopra. Volibear sempre 18. Passa una freccia sopra. Passa un'altra freccia sopra. E poi... Una freccia si incastra nel muro. Sono mezze seghe, sto tirando di merda, cambio dado. Vaffanculo. Allora, mi sono arrivate 4 frecce perché avete notato tutti che ci sono altri 2 Razor che sono usciti dal buco con gli archi. Cazzo. Mi serve che Gwyndor mi dici la tua difesa mentale. C'è mago 3. Difesa mentale adesso, no? Tirami un dado da 20. Vai alle palle. Per un attimo sulla tua destra non vedi Volibear, ma ti sembra di vedere un Razor. Ok. Tocca a me, non tocca a me, no? No. Il Volibear giallo va avanti e ti attacca. Il Volibear giallo. Il Razor giallo va avanti e ti attacca. Classe armatura tua. Ok, io cerco di schivare. 19 più 1. Quindi okay. Cioè, non so, cioè 20. 19, tirami su schivare e aggiungi l'1. Ok. 3. Sì. E riesci a schivare l'attacco. Quel ratto un po' più grosso degli altri che è venuto avanti ha cercato di darti una stoccata, però tu per un pelo sei riuscito a muoverti leggermente, tant'è che la tua armatura ha fatto cozzare la punta e passare sotto il tuo braccio. Anche l'altro avanza e ti attacca. E sempre 19, 19. Posso parare? Pari. Schivi o pari? Schivi. Paro. Ah. Scappato il dado. Sta tirando tipo i dadi per almeno colpirmi. I dadi cadono, finiscono in un'altra dimensione. Totale? Hai detto per parare? Ah, te lo dico. 22, l'ammazzo anche questo tizio. È un critico questo. Allora, 22. Parando, tirami il tiro per colpire. E dimmi tutti i bonus. Sì. 14 più 7, quindi 21. Praticamente parando quello che ti ha attaccato, in qualche modo ti è entrata come una spadata tra il suo attacco e la tua parata. E stai per colpire verso l'alto. Devi dirmi i danni? Eh? 4 più 8, 12, più 3, 15. Riesci a tirare una spadata proprio in faccia al Razor Rosa, però non lo uccidi. Ok. Allora, adesso con la coda dell'occhio sembra ancora come se tu la tua mente percepisse come sulla destra hai un Razor con una lancia in mano. Ok. Perché mi guardi in quel modo strano? Ma lo hai? Volibear, dove sei? Dove sei? Non ti vedo più. Volibear. Mi guardo un po' intorno. No, non hai tempo di fare questo. Se ti guardi intorno, quello davanti a te probabilmente ti infila la spada nel collo. Bacquarl, nel culo. Trinca una pozione e ti metto i 5 punti intelletto. Okay. Torna a 12. 8. Posticipo l'azione di movimento quando intenderà muoversi Talvor, rimanendo sempre dietro a lui e dietro il suo puro scudo. Accetto la
post protezione. Allora, ora qui. Quindi questo tu ovviamente io ti metto che di default le fiale te le metti, te le fichi in tasca, ok? Di fiale, scusa, posso fare una cosa interessante. Per essere due fiale vuote. Io ancora non te l'ho di dare delle due. Ce l'ho io. Eh? Ce l'ho io adesso. Una ce l'ho io. Una viene e una ancora. Possiamo fare un qualcosa di interessante. Dopo. Ma ne hai 5 in teoria adesso? No, perché non le ha bevute tutte le altre, soprattutto anche quelle vuote, quelle due che gli ho dato. Non è vero, gliene hai date due. Sì, ma me l'ha data solo una, non l'ho bevuta, ce l'ho bevuta ma non t'ho ridata l'ampolletta. Infatti quindi anche le fiale vuote ce le ha. Sì, ok. Vuote in tasca, hai una pozza nello zaino. Per prendere quella dello zaino, prima te le ho calcolate 4 in tasca, ci stavano. Devi usare l'azione, tutta l'azione completa. Come con le frecce, quando era la faredra. Al turno prima, cioè, questo turno le ho prese tutte e 4. Due le ho date a lui. Erano 5 però, ti sei dimenticata no. Una, ce n'è una. Una l'ha data a me, me l'ha data a me all'inizio. Una l'ha data all'inizio, ok, infatti. Poi me ne sono rimaste 4, due le ho date a Talvor e due me le sono tenute io. E quindi adesso hai 3 una pozione fiale. Di cura e 3 fiale vuote. La no. Pozione però... Se... No, c'hai 2 fiale vuote, tu la pozione una ne hai bevuta, mica ne puoi bere 2. Infatti ho una pozione di cura e 3 fiale vuote. Perché 3? Io non te l'ho ridata la mia. Non te l'ho ridata questa. Questa non te l'ho ridata. Due fiale vuote. Questa non te l'ho ancora ridata quella. Ce l'ho io. Due fiale vuote. Hai in tasca una pozione di cura. Ok. Adesso. Turno di... Tirin. Si è dato. Bella raga. Chi pesa in cula? Un sacco. Guindor, con la coda dell'occhio rivedi Volimir. Poi vedete Tirin che sembra aver dato una coltellata nell'occhio a quel tizio davanti incappucciato. E bravo. Dandogli questa coltellata dell'occhio che voi due dietro non vedete, Volimir e Guindor coprono la vista a Talvor. Volimir e Guindor lì davanti, però alla luce lunare vedete proprio Tirin che sbuca dal nulla come se vi fosse passato un vento sulla destra e tira questa coltellata nell'occhio spaccando la maschera che sembrava fatta di un legno particolare e vedendo dietro la faccia di un gnomo. Lo riconosciamo in qualche modo? Cioè, ci vuole troppo per capire. Non vi sembra di averlo mai visto. Ok. Muori bastardo, assassino! Noi si capisce che lui lo riconosce o non lo riconosce in qualche modo? Si vede qualcosa? No. Potresti intuire da quello che ha detto. Allora. Talvor. Allora io bevo l'altra pozione. E metto 2 punti su intelletto. 1 su prontezza. Vai 5. E 3. Altri 2 su intelletto. Bro. Restano. Anzi, no, scusami. E un altro su prontezza e uno su vigore. Ok, perfetto. Ci siamo. Ok. E mi avvicino vicino a Volimir e a. Puoi fare 9 metri. Quanti ne fai 9? Sì, torno comunque da dove. Perché a 9 metri ci arrivo là, a 9 metri torno là. Spostati pure. No, scusa. Aspetta, no. Che non c'ho i 3 schermi. Vai. Se tu posponi, spostati pure. Fa quanto puoi pure seguirlo. Mi scoppietta il mic? Ok. 12 o soldi 6? Fammi vedere qual era la mia. Movimento singolo, perché poi sposto l'azione di movimento singola. Movimento doppio se correvi 12. Però quello vuol dire che non dovevi aver bevuto la pozione. Allora. Volimir.
Io il nano posso muovermi quanto? 6 metri. Come lo gnomo, gambe corte. Chi era tra questi che stanno attaccando il... il comandante, quello che aveva dato l'ordine di attaccare? Dovresti farmi un tiro di percezione durante il tuo turno. Ok. L'avevo osservato poco fa, riesco a... cioè, era solo per sempre se riesco a riconoscere. Guardandoci durante il movimento, c'è davanti Treguindor e... Capisco, vabbè, e... sì. Talvor non riesci a intuire quale dei due sono simili tra di loro. Allora, poi... Quindi... abbiamo detto che era il turno di... Io. Olimir, vai pure. Allora... Io sono troppo grosso, sono quasi 2 metri, ti ricopro tutto. Bro. Ce l'ho qua. Allora, io provo a raggiungere... Mi sentite, mo? Me li sentite? Scoppietto? Sì, no. Ok. Io provo a raggiungo... questo qua che ha ingaggiato Tiri. È morto a terra quello, eh? È morto? Ah, ok. Scusa, gli ha dato un coltello nell'occhio come attacco di sorpresa. Cazzo si chiama? Colpo furtivo. 8 metri. Ok, allora avanzo. Mi metto qua. Avanzo 3 metri. Mm-hmm. Cavalchi due razzur morti e mettiti pure lì. Qua più o meno. Ok. Poi uso estensione del colpo. Ok. Per colpire quello verde. Qua, no, quello davanti verde. Ok. Dimmi tu quando tira. Estensione del colpo, sì. Rileggila. Estensione del colpo. Attacco che permette al guerriero di scagliare l'impatto del colpo della propria arma fino a 3 più 1 metro in 5 vigore. Io ho più 5. Mi fa 8 metri. Ne sono usciti altri 2, bro. Mi sembra di vedere, sì. Poi sono usciti altri 2. Mi sta all'infinito. Quando escono all'infinito, ragazzi. È probabile. A meno che non chiudiamo quella cazzo di cosa. Con cosa la chiudi? La fai esplode qualcosa, per Cristo santo. Quindi tira per colpire con l'estensione del colpo su quale? Quelli su due davanti. Quello verde davanti. O il colpo AOE. Sì. Non so, me l'avevi detto. Allora, io qua ho più 4. Lascia di roll 20, sì ragazzi, un attimo, zoom. Andiamo direttamente 4. Ok. 12. Oh bro, la prossima volta se riesci a prendere uno sfondo piano, perché devo dar fastidio magari che si vede poco. Tu qua. Sì, sì, vedete anche voi poco. Vedete proprio poco, letteralmente, è una zona d'ombra tutta scura, mezza mimetizzata. Ok. Dato che ce n'era uno bello, tutto grigio, si vedeva tutto bene, però ho detto... No, vabbè, un'altra cosa più reale, vaffanculo. E ecco. Quindi estensione del colpo, ridimmi. La cosa? Devo rileggerla? No, dimmi il bonus totale che è estensione del colpo. 5, 3, applicare, 1. Ok. 5, 3, 1. Posto. Quindi, totale 531? No, 5... 5... Dammi il costo o cosa? Non ho capito, scusa. Ah, perdonami, il bonus per colpire totale che ha la tua estensione del colpo che vuoi fare sul ratto verde. Bonus per colpire 4 più 1 ogni 5, quindi più 5, 9 più quelli dell'arma, quindi 4, 5, 9 più 8, 9 più 8, 17 dovrebbe essere. Ok, lo colpisci. Aspetta, cos'era il costo di estensione? 5, 3, 5, 3, 1, perfetto, quindi 4, quindi 12, no. 3, 3. 8, 12, 8. C'hai l'attitudine? Sì, ho calcolato. Guardi, l'attitudine era marrone, magari ogni tanto non te la vedo io e ti tolgo comunque il pieno. L'attitudine, il giocatore è consapevole perché il PG è consapevole di essere più pronto. Ma se per assurdo non me lo dici, è come se in quel momento
Non sei istintivo. Istintivo, esatto, è proprio quello istintivo. Ok. È colpito, tirami per i danni. Allora, calcoliamo subito. Cosa? 8. Voi vedete 5. Praticamente dalla lancia partire un fascio che sembra come allungare magicamente la lancia. La lancia, perdonate. La lancia. Non si allunga la lancia proprio materialmente. C'è tutto questo fascio che si allunga dalla lancia, come copiarla consecutivamente più volte e si incastra sul nemico. 18, primo, 19. Primo 12 era? No, ho sbagliato dado. Ah, vabbè, un di 20 no. Più 4. No, il primo 10. Era quello per colpire. Il secondo ho sbagliato dado, doveva essere un di 10, tratto un di 20. Ok, vai. Non è ancora così grossa la lancia. Non. Vai, tirami i danni. 19, l'ultimo danno che ho fatto. Di 10 più 13 di danni. Ok. No, no, no. Quello lì, il verde è morto. Quelli sono armati solo di balestra, giusto? Hanno un archetto piccolo, non è una balestra. Ok. Allora, turno di Gwyndor. Allora attacco quello rosa che ho colpito per ultimo. Sì. Tiro per colpire. Buono, lo squagli. Sì, 27. Allora, 27. Gli stacchi la testa e nello slancio colpisci anche quello che c'è, quell'altro più grosso. E danni. Fammi danni diviso 2. Boh. 16, 18, 19, 22, 9, 9 e mezzo. Quindi totale? 9. 9, 9 e mezzo. Quindi 9. Ok. Allora, io mi sa che ho sia un cane vero fuori da casa che un cane nell'audio. Mi sto confondendo su. Dopo Gwyndor aspetta, è che questa cosa sta succedendo vicino a casa tua, quindi... Esatto, sono qua vicino. Sono qua dietro. Ragazzi, poco casino. Grazie, master. È sempre lì? È sempre vivo? Sì, non è morto. Sì, non. Vabbè, è morto. Gli tiro l'altro colpo, sempre con l'attacco aggiuntivo. Sì, vai. Tiro per colpire. Questo sarebbe incalzare. Non ce l'hai ancora, ma te lo concedo per il 20. Incalzare vuol dire uccidi il nemico e passa quello dopo, ok? Per spiegarti una capacità speciale che potrai acquisire. Un regalo per il bel 20 che hai tirato. 19 danni? No, no, colpire. Tiro per colpire, ok, lo colpisci, sì. Ah, 3, 4 di prima. 14. Ma okay. Questa è piena, è vero? Ok, gli tiro un bello sbrego, ma non cade, non va giù. Ancora lì pronto a combattere. Ok, amianto. Più grosso era. Okay, era più grosso. È il capitano Razoid. Che era Razur? Razoid. Non è male come nome, un bel misto. Un Razoid. 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 È una strana fuori. Mezza classe assurda. Porco troia. Mezzo. Un quarto di drago. Un quarto di. Bro. Topolone. Allora, JJ, bro. Ci deve stare per forza. Spero che l'hai messo. JJ. Fondamentale. Ci sono tutti. JJ Jackson è una coppia. Sono due carte, ma però sono due carte, sono due carte, okay. Ma sono una coppia troppo figa. JJ Jackson e Simon Giggs, troppo importanti. E Simon non mi ha mai detto chi è, com'era. Simon Giggs è figo, è alto sul 1,75 m, capelli neri, occhi azzurri, tutto magrolino, muscoloso. Un mercenario che faceva anche il ladro, però a quanto pare ha scontato la sua pena da qualche parte. Famoso anche lui. Sono due mercenari cacciatori di danni. L'altro è enorme, eh? Altro è un nero proprio di quelli grossi che c'ha due asce grosse. C'ha un po' la panzetta? O è muscoloso? No, nero barbano, proprio muscolo. L'altro invece Simon Giggs è tutto fine, preciso, nervoso. Invece il nero è JJ Jackson, è una bestia. Figo. Allora. Troppo faglietta. Allora, turno di... Allora, Volimir.
Volimir, mi devi dire classe armatura. 18. 4 danni, ti arriva una freccia. C'è sempre lo scudo attivo lì. Il... Sì. E vai, quindi vai 2. Poi ancora Volimir che sei davanti. Cazzo, 4 danni, ti si azzera lo scudo. Ultimo. 4 danni ancora. E 8 di vigore. Porco due, questo giro picchiavano forte i ratti. Poi ci sono gli altri due. Meno male che sono finiti almeno, se stanno a finire. Stai zitto, non è vero, non lo puoi sapere. Lo so. Io so una cosa è risaputa dei razzi, sono quasi come i propri topi. Quando ce n'è uno non ce n'è mai uno. So cosa devo fare, ragazzi, tranquilli. Una cosa la sapete un po' tutti questa, però sapete che i Razzor non vivono in città, sono come i Goblin, sono come gli Orchi, sono degli esseri reietti che vivono nelle fogne più stupide. Vi sorprende pure che ci siano qua. Ma qua deve spuntare. Cosa? Faquar deve morire, tipo, cioè nel senso, basta, ha fatto un turno caso. Di Faquar. È useless. Sto leggermente qua a destra. Vediamo che fa. E do un'occhiata a questo come cazzo si chiama, sto rattoide di merda, insomma. Razzur, ok, porta rispetto per le nostre gambe, se non si offendono arriva il comitato dei Razzur. Comunque, guarda che fa, è tranquillo, vai, spara fiammata sul tetto alto 4 metri. È il capitano che ha già un tetto, che ha che ha chiamato l'attacco. Porca troia, gli fa far me questo. Sì, sì. No, questa non è un attacco in percezione. No. Assolutamente sì. Addirittura cazzo. Vedi che ha un anello particolare sul naso, che è incastrato nel naso. Questo anello sembra avere un pallino luminoso dove c'è la base del naso. Benissimo, incantazio su di lui. The Shadow? Ok, sappi che con questa distanza incantazio comincia a fare davvero fatica ad essere efficace. 9 metri sono 8,5 e dentro il limite. Sì. Sì, lo so, quello infatti però ci sta, però è il fattore combat. Fattore combat? Cosa significa? È una cosa che fino a che non testi, fino a che non usi incantazione non lo sai. Tu l'hai provato un sacco di volte, cioè l'hai studiato anche, l'hai capito, ma non l'hai mai testato in combat. In ogni caso, tiro di coso mentale, non ce l'avranno alta o non sono un'idea, contro il mio intelletto, tiro più intelletto se non erro. Opa, quindi modificatore di più 4, 14. Cosa vorresti che lui vedesse di fronte a sé? L'effetto della spell è che ti rende amichevole. La mia idea era quella di imporgli un pensiero. Questo è proprio quello che più che ritorno amichevole sei in combat. Quindi quell'effetto in questo istante capisci che accade forse più molto più facilmente se sei di fronte e se non sta cercando di uccidervi. Quindi quello che riesci a cercare di indurgli è che cosa vede davanti a sé in quel momento. Questa è la domanda che ti faccio io per l'effetto di incantazio che tu percepisci. Beh, solo questo riesce a fare con incantazio. Cosa vede davanti a sé in quel momento? Una schiera di guardie dietro di lui, come una sorta di plotone armato pesantemente che carica da dietro di noi. Ma okay, tanto. Okay. Una sorta di intimidire. Vedi che sta correndo dall'altra parte in quel momento. No, però posso provare a infilzarlo in corsa. Era quello qualcosa al naso. Sì, ha due attacchi di opportunità. Okay. Prima questa è la direzione più o meno che va a fare. Se riesce arriva qua. Due attacchi di opportunità, abbiamo Gwyndor e Volimir. Oh, merda. Di 20. Tiro per colpire. Boh.
più 7, 22. Colpito, colpito. Squaglialo, squaglialo. 8. No. 12. Appena si gira per cercare di sembra qualcosa che ti pervade, ti sembra che lo colpisca in pieno. In quel momento lui vedi come se stesse guardando oltre a te. E spaventato comincia a... Addirittura sembra lanciare a terra la spada. Mentre lancia a terra la spada, tu gli stacchi la testa di netto. Oh my. Come reagiscono gli altri Drazoid dalla vista del loro comandante? Beh, porca troia! Gli altri Remote. Eravamo morti se erano Remote. Gli altri merdoni alla vista del loro comandante che scappa a gambe levate. Resti solo in tiro percezione durante il tuo turno. Il tuo turno. Tecnicamente è il mio turno. Non hai fatto il movimento. Fatto. Ti concedo un percezione, dai. 14. È un po'. Non lo so, non vedi. Cioè, vedi ma è un po' scuro sul fondo, non capisci bene quello che accade. Quello che sai è che quei tre che riesci a notare, sono questi tre, l'arancione, il rosso e il verde con l'arco, sembrano non essersi mossi, anzi, sono più incazzati di prima. Right. Che cazzo so? Basta, raga. Turno di Talbor. Io vedo che la situazione si comincia a fare un po' bollente. Un secondo, quant'è che incantazio fa qua? Quant'è che toglie? 1, 2, 3, se non erro. 1, 2, 5. Quindi 1, 2, 3 nel tuo caso. Esatto, 7, 3, 9. Torniamo qui. Ok. Ok, ragazzi, è arrivato il momento. Allora io vedo che la situazione si sta a fare devastante e faccio... Guardiano della terra, vieni in nostra protezione, aiutaci. E uso richiamo del guardiano. E ti toglie quanto? 5, 6, 5. Quindi vado a 1. Solo c'ho uno a vigore. Sono praticamente quasi suicidato. Nulla. Sì, praticamente vedete che Talvor si inginocchia letteralmente. Va a terra. Cade a terra in ginocchio. Tu non riesci. Fai fatica a camminare. Fai fatica a pensare. Non vedi niente. E qualcosa ti tiene in piedi, però. Una minima cosa. Quello che invece voi vedete davanti a voi è che letteralmente. Le rocce del muro si chiudono e schiacciano tutti i ratti che ci sono dentro. Devi farmi un tiro su prontezza, Volimir, per non essere schiacciato dalle rocce davanti a te che si chiudono su col muro. Wolf, posso fare un tiro per... poi dopo posso fare un tiro su conoscenze naturali per vedere, non lo so, bonus prontezza. Aspetta che guardo. 1 e 6. No, aspetta. Ma non può essere. 4, scusa. 6, 4, 10? Sì, 10. Per un pelo c'è una roccia che si chiude proprio sulla tua faccia e vedi che il piccoletto, il Tyrion di fronte a te, rotola indietro. Voi vedete proprio le rocce del muro che schiacciano. Per un attimo notate come se... E sulle rocce, mentre si schiacciano, apparisse una figura di una donna molto bella, ma proprio è una specie di... e poi se ne va via. È una donna di una carnagione molto scura, permeata, proprio è come se fosse parte delle rocce. Solo che in realtà, in quel momento le rocce non sono chiuse, però vedete i razzurri davanti a voi spiaccicati. Posso fare un tiro su conoscenze elementali? Sì. Più 1, 18. Hai visto di fronte a te quella che è conosciuta come Shunari, la guardiana della terra. Sembra che in un'occasione come questa era
era un richiamo, da quello che ne sai tu per aver studiato in accademia, è stata proprio richiamata e ha funzionato. Ok, allora io vado a strappare l'anello al naso del ratto. Domanda a Master, cioè sì. Io vedo, sento qualcosa tipo tatuaggi che fanno male, cioè cose così, vedo se vedo qualcosa, cioè percepisco qualcosa dalla schiena, se cioè. Devi farmi un tiro, bro. Undici. Devi farmene un altro. Sono morto. 5. Ancora uno. 12. Vieni. Voi vedete proprio che Talvore è a terra. Fa morire, raga. Io corro a prenderlo in spalla per portarlo via. Aspetta, di chi è il turno? Diciamo che è turno libero. Ah, okay. Ormai è finito il combat. Fine combat. Io posso dire una parola mentre... No, e casco per terra. Vai proprio giù. Gattone, ti salvo io. Levati dal cazzo. Oh, di merda. Gli infilo una pozione. Nel culo, sì. Scegli l'orifizio. La prima bocca. Io dove? L'ultima pozione gliela do in bocca, cioè nel senso gliela verso. Senti qualcosa di caldo che ti perme la gola. Okay. È molto molto caldo, scottante, un po' appiccicoso. Ma ha sparato in testa Volimir. Ma ha sparato in bocca Volimir. E non era la pozione. Allora, poi si prende anche la pozione proprio 3 2 1 3 1 1. Questo te li do io. Eri svenuto, non hai, come se tu non avessi capacità su te stesso. Io per un attimo devi fare un altro tiro. Io? Sì. Vabbè, che tiro di merda, però dai, bro. Sei niente. È in un campo di d'erba praticamente totalmente sconfinato. Non vedi niente, non vedi montagne, non sembra finire, è una pianura senza fine. A un certo punto, sbattendo gli occhi davanti a te, vedi una forma, una figura strana, molto strana. Quel momento tutta l'erba cresce molto velocemente. Cresce talmente velocemente che ti arriva davanti agli occhi e riapri gli occhi e sei lì nel vicolo. Io riconosco che sto nel vicolo, non so se mi ricordo che io sto là. Ho sognato, ragazzi. C'era tutta erba, ero in un campo di grano, ero pieno di... Bastardo, brutto bastardo, affanculo, ti sta bene. Ecco, questa coltellata, questa. Cosa stai facendo? Tiri, cosa è successo? Senti, questa coltellata. E adesso io mi ridai pure la mia collanina. Mi ridai pure il mio pugnale. E mi ridai anche il mio... Il mio wallet. Ma come scegli? Ma che cacchio ne so dove è finito il tuo wallet? È Hathor. Posso fare l'intuizione a Gli stacca gli qualcosa dalla bocca e se lo mette in tasca. Andiamocene. Sì? Allora, intuizione è Hathor. Il suo... potrebbe essere Hathor l'assassino. Hathor l'assassino. Probabile. Hathor l'assassino. Era un mago questo. Potrebbe essere Hathor l'assassino. Quindi tu vai lì e lo guardi. Sì, lo conoscevi, chi però, è questo? Però questo bastardo era un dannatissimo mago degli gnomi, che una volta era nostro amico e poi si è spostato dalla parte dei fottuti goblin. I fottuti goblin sono andati, brutto bastardo. Io ridò a faguare le cose. È un po' lentanto. Gli orchi poi prendono il razzo che brutti bastardi. E io mi sono ripreso le mie cose. Era quello per cui lavoravi? No, questo era un amico. Ah,
Era. Poi è diventato nemico. Questo se... famoso Hathor. Hathor. Se fosse stato Hathor, non saremmo qui. Ne sono abbastanza certo. Wolf, io... Mentre... Sì, è il momento proprio di muoverci. Io per lustro posso perlustrare un po' i cadaveri. Mentre Moon stava sognando, io volevo prendere l'anello dal naso del razzo. L'ha fatto prima Volimir. L'aveva staccato... No. Volimir è andato... No, però hai detto che andavi da Moon dopo. Andavi da Tal, hai detto. Gli ho strappato l'anello, vado là, gli strappo l'anello al naso. E poi sono andato anche da Tal a fare un giro. Aspetta, questa è un'azione... Fermi. Sì, sì, azione coincisa. Tu... Gwyndor, vedi che c'è Volimir che si piega verso il ratto e gli sta per mettergli la mano verso il naso. Che cosa fai? Se vuoi fermarlo, devi tirare prontezza. Sì, certo, tiro subito. Mi faccio, aspetta un attimo tu. Questo l'ho ucciso io, gliel'ho tagliata io la testa. Questo è mio. Questo è mio. Prontezza per vedere. L'anello è mio. Resti morto a quest'ora senza di me, brutto bastardo. Mi ferma e ti sposta, Volimir. Ti si pone davanti. E io lo sposto a sua volta. Devi tirare su forza. Schivo. No. Affanculo. Allora, praticamente ti dà una spinta e ti butta per terra. Mi fai un tiro su prontezza, per favore. Non sbatti pure la testa, guarda. Gwyndor. Riesci a fare un lancio quasi perfetto. Mentre cadi, lanci l'anellino che scompare nell'oscurità. No, dai. Beh, ti sta. No, sei te un cretino. Questo era mio questo. Non è tuo, un cazzo. Fate finita di discutere. Fermatevi un attimo. La testa era mia. Ma che sta cosa? Non è mio. Io, bro, faccio tipo... Vabbè, hai capito. Sentite, dalla strada... rumore come di un gruppo di soldati che sta arrivando, giusto? Sì, una cosa del genere. Adesso carica quella staccionata, sfondala con lo scudo davanti. Tu, umano, vieni qua, vieni vicino, vieni. No, cosa vuoi caricare? Qua si spacca tutto. Vieni qua, umano, veloce, sì, stanno arrivando. Aspetta un attimo. Si spacca tutto il nano. Aspetta un attimo, devo riprendere la mia spada. Sì, non vedi che cacchio di legno è? Questa scavalchiamo, scavalchiamo, non perdiamo tempo. Devo prendere la spada. A scavalcare? Wolf. Alzami, sopra, questa dannata staccionata. Io lo alzo, lo prendo e lo alzo. Vieni. Io sono sempre lì, Lanciami. Lo lancio, lanciami, gatto. Uno, due, tira su forza, tira su vigore. Prego, fallo fa... Oh, cazzo, no, stavo male. 13. Ok, vedi proprio lanciare dall'altra parte. Tiri in tutto bene. Sì. Sì, sto bene. Sentite. Sei cascato su una carota. Sentite di un armeggiare di ferretti. Che cacchio, stupido. Tiri martello, cancello, tutto. Cancello. Sentite che si blocca qualcosa e una porta che sembrava invisibile si apre sulla vostra destra. Da questa parte praticamente. Wolf, nel frattempo, mentre Moon fa questo, io volevo guardare se i Razzur hanno a regola una spada corta, giusto? Cioè, loro hanno una spada, per me è una spada corta. Esatto. E non posso fare un tiro per cercarne una decente, meglio della mia? Così a occhio sono quasi tutte più brutte delle tue, sbeccate, arrugginite, rovinate. Bestia. La tua è arrugginita e rovinata, sembra... Però la tua è più per umani, questa è più una leggera sciabola ricurva. La tua invece è una spada con l'elsa. Allora torno a prendere la mia. Ok, recuperi la tua e... Forza, entrate da questa parte! Wow. Praticamente... Entrate di qui e... Siete in una... E lui richiude la porta e si siede un attimo. Siete in una specie di grossa stanza fatta tutta di legno e sul fondo ci sono due porte. Ora dove dobbiamo andare? Dove andiamo, Tiri? Non lo so, vista davvero brutta. State calmi. Stai scherzando, spero.
Io me ne devo andare a fare i fatti miei. Da questa parte riuscite ad uscire dall'altra parte della strada. E da lì le guardie non vi potranno trovare, perché praticamente siete in un'altra mura di un altro quartiere. Se Tirin, mi auguro buona fortuna e... Da chi sta andando? Sta andando da tuo padre. Dici almeno da chi vai, almeno magari in caso possiamo in colpa. Venire in colpa. E allora vi ho aiutato. Io se non avessi portato le zanne di luna sarei morto. Tirin, solo una cosa, Tirin, voglio sapere prima di andare via. Mi devi un favore, perché ti ho curato e stai per svenire. Ok, potrei anche convincermi. Chi è tuo padre? Chi è mio padre? Sì, per quale motivo ti interessa? Perché stai andando da tuo padre, magari poi ti rincontriamo e sappiamo almeno che se ci vuole uccidere qualcuno, non so che cosa, noi gli diciamo che comunque ti abbiamo aiutato. Tu ci hai aiutato. Grazie. Diplomazia. Ora dobbiamo andare. Sì, ce l'ho, diplomazia, lo faccio. 12. Non lo so. Però non so che ti serve. Mio padre si chiama Pirken. Pirken Varit. Ah, quello della cella. Perché Varit? L'avete visto in cella? Sì, è in cella, nella guarnigione ovest. Piacere, sono Tirin Varit. Come hai detto il cognome, scusa? Varit, è Varit, Tirin Varit. Va bene, io vi auguro buona fortuna e speriamo a questo punto di non rivederci. Mi dispiace per le zanne di luna, ma o così, la dura vita della criminalità di Nosferin, amico mio. A tuo padre gli manchi. Devi farlo uscire da lì, che non ha le carte per uscire. Cosa ci puoi dare? Lo so. Mio padre gli manco, gli padre mi mancano pure i gioielli che gli portavo. Lui si è fatto beccare a fare i suoi. Tirin, cosa ci puoi dare? Cosa stavi dicendo? Dobbiamo andare. Basta. Anch'io devo andare. Ti ringraziamo, ma dobbiamo veramente andare. Ti ringrazio anch'io. E ci vediamo. Cristo. Buona fortuna. Vedete che armeggia sulla porta con qualcosa. E lasciami, che vuoi tu? Cosa vuoi? Voglio il mio wallet, li voglio. Ah, compratelo. È proprio fuso. Non ce l'ho io, che ti devo dire, non ce l'ho. Windor, se non ce l'ha, non ce l'ha. Magari ce l'ha Birroscon. Andiamo. Speriamo che il signore degli gnomi... No, addio. Pam, chiude la porta e se ne va. Un signore degli... Andiamo da qua, ora. Andiamo. La porta davanti a voi. Portaci da qua. Apri la porta, gnometto. Apro, dove cazzo sono? È chiusa. Bussa. Ma che bussa. Ah, che figata, sì, è qua da dietro, sicuro. Cercate una chiave. No, boh, che cacchio. No, non me fa metagame, no, non è metagame, bro. È che io ho pensato questo. Non sto scrivendo niente, ho preso solo la firma. Non sto scrivendo niente. Mi piace quando si fa. No. Bella. No, può essere un'intuizione, non è metagame, poteva essere un'intuizione. Vai. Ok, qua dentro ci deve. Posso fare un. No, vabbè, se no faccio metagame così. C'entra cazzo. Probabilmente qua dentro c'è una chiave, cerchiamola. In alternativa proviamo a sfondarla. Ok, provo. Ripeto, è proprio legno, è presente quei legni larghi, grossi, fatti per tenere sulle case? Cerchiamo una chiave. No, ci sono finiti. Ti faccio prima un percezione. Fai magia. Molto. Tutto molto liscio, molto, molto pulito, molto preciso. Sembra che venga curata spesso questa stanza. Finestre non ce ne sono, è proprio tutto chiuso, ci sono solo quelle due porte, più quando guardando c'è anche la porta dove siete arrivati, però sono talmente perfette che sembrano proprio... Ma la luce da dove arriva se non ci sono È una luce, non lo so, è una luce soffusa, una luce particolare, potresti presupporre che è magica. Te ne accorgi in quel momento, dici, ah, ma questa luce è... Posso fare a vedere se ci sono, se riconosco qualcosa della stanza, se... Tira, se vuoi tirare. Se noto qualcosa di particolare, qualche lucichino, luci strane. Niente, vedo che sto a morire. Sto a morire. Non vedi, non noti niente di particolare. Scivoli e cure. Non noto niente di particolare. Posso provare a sfondare la porta? Entrambe le porte sono bloccate o solo. Prova a aprirle. Prova a aprirla. Quale?
prima. Ho provato una e non si apre, proverò l'altra. Ok. Quella da dove è uscito Tyrion? È quella che ci aveva indicato o no? Un attimo solo. Fai capire un pochettino. Esatto, sì sì. Wolf, io vorrei soffermarmi a tastare le pareti per sentire se c'è tipo, non lo so, qualche pulsante. Ascolti, mandagli i demoni. Allora, Tyrion è uscito da quella con le strisce, poi siete arrivati da quella con i cerchietti e siete davanti a quella con la croce. Allora, che aspettiamo? Volmir, prova a spingere con più forza quella che non ce l'ha fatta lo gnometto. Fa qua. Provo a sfondare la porta. Vai, vai, provaci. No, non sfondarla, non sfondarla. Prova solo a spingere. Mi viene un po' da ridere mentre lo fa perché vedo che sembra che c'ha un pollice invece che il piede. È un pollice gigante. Mi viene da ridere un po'. Io mi dato la 20. Porco due. Pigna il calcio, colpisci in pieno. Cazzo, questa porta non è riuscita né a schivarsi, ma ha parato molto bene. Ti sei fatto leggermente male al ginocchio, cioè male non da farti dei danni, però hai sentito la ripercussione di qualcosa di pesante sul ginocchio. E io gli faccio, come va il gomito? Tutto bene? Il gomito? Ma che ti sei fumato, gatto? Ma no. Che cazzo stai? Ah, non era il gomito quello. E lo prendo in giro. Lui non l'ha nemmeno capito perché ha detto che è basso. Per me quello è il gomito suo. Con la tua lancia. Con la tua lancia. Fai leva sul cardine. Sui cardini. Io posso continuare. Sì, fai leva sul cardinale, che sei un devoto. No, scherzo. Non ti in quel momento, la luce, quella nebbiolina che sembra illuminare di una luce come se fosse una torcia, passa dal colore di una torcia a un azzurro molto chiaro. Ah, che figata, ho capito. Ah, non so cosa sia questa roba, ma non mi piace. Forza, con quella lancia. Provo a scardinare la porta. No, non può. Provo a scardinare la porta con la lancia. No, bro, dove cazzo stavo? No, bro. Wolf. Evitando di romperlo. Posso fare un tiro per guardare la stanza, toccare i muri, le pareti? Io ho paura per quello che fa Wolf, perché Wolf è un matto. E c'ho pure che fa tutte cose strane. Cioè io mi penso quelle cose che potrebbe far lui, perché ormai lo conosco. E se fa queste cose, e spero che non faccia quelle cose che io penso da matto, siamo fottuti. Però non l'ha fatta, dai. Ripetimi cosa vuoi fare, Grindor. Volevo stare le pareti, sentendo se magari c'è un movimento, o sento qualche spiffero d'aria, magari. Vuoi farlo in modo accurato o vuoi farlo superficialmente? No, in modo accurato sulla parete. Ci metti più o meno 15 minuti in farlo in modo accurato. Fammi tre tiri. Sì, sì, te lo concedo, però tu stai lì, cerchi tutti i filettini tra una cosa e l'altra. Voi vedete che Gwyndor sta tastando la parete. Uno. Primo non vedi niente, il secondo non trovi niente. Il terzo niente, tutto liscio, tutto legno, attaccato a legno, le porte sono l'unica cosa che sembrano avere quella righetta per uscire. Riesci però a sentire dei rumori esterni, come se fossi in una foresta. Io provo ad andare a aprire la porta adesso, la stessa che prima non si apriva. Scusa. Ah, che cazzo. Siamo incastrati qua dentro. Non so da che cosa derivi questa magia. A un certo punto la luce d'azzurra passa ad un colore sul verde. Provo a riaprire la porta. Fermi, sento sti rumori? Avete sentito? La luce è cambiata. Prima c'era un rumore di foresta. Lo sentivo il rumore della foresta, no? Sì. E adesso invece c'è un rumore di fogne. Palesemente siamo in un lim... Siamo... Posso... Capì? Posso... Pensate, capì? Io questo lo dico a te, perché io un po' ho capito.
Posso pensare, capì, che ci stiamo spostando in diverse zone in base a come cambia il colore della magia che vedo? Abbastanza intuizione, abbastanza logica, sì. Ok. Secondo me, dal cambio della luce cambia anche la località dove siamo noi adesso. In questo momento, come potete sentire, o siamo dentro la caverna o il grotte. Prima eravamo... un livello estremamente alto che non credo possano trovare in una cazzo di cabina di legno. Ho capito, ma passiamo... parli a Vanvera. Non parlo a Vanvera, è così scontato. Passiamo attraverso i muri. C'è un piccoletto che fa cose più grandi di te. Dai, per favore. Può darsi che tu stia anche delirando. Eri più dall'altra parte. Sono abbastanza stanco, ma non sto delirando. Fai come ti pare. Io la penso così. Gwyndor, Volimir, volete stare zitti? L'importante è riuscire a aprire le porte. Non importa dove sì, ma non con i ma non con i calci. Ma non con i calci. Non con i calci. Allora accarezziamole. Apro la tele. Perché no? Accarezziamole, no? Tal. Tu cosa fai? Non ho capito. No, non è te. Io metto a ridere. Niente, quindi. Le accarezzo come le tue guanciotte da bambino. Attenta come parli, tigrotto. Sì. Probabilmente c'è qualche meccanismo magico fatto. Tua mamma mi faceva le fusa. Utilizzo. Ma che cazzo? Utilizzo l'intuizione del magico. Ok. Allora fa quella. Sulle porte. Che c'è? Poi pian piano il gatto ti ha morso la lingua, te l'ha mangiata il gatto, eh? Faccio finta di non sentirlo. Allora, anche l'orecchio. Del magico. Quando è gratis? Qui è gratis. Non ancora. Qui è gratis. 002. 003. 002. 03. 3. 3. 2. L'individuazione del magico 3. Costa 003, quindi a te costa 001. Ricordavo 002, anyway. Ma siamo lì con le pezze. Wolf, mentre tu fai, puoi spostarmi uno da intelletto a uno prontezza? Quella cosa che ho sbloccato. Ok, vuoi fare l'autocura. Tutto a due vado, no? Allora. Oppure perdi due. Allora, tu ti spiego bene come succede. Tu puoi spostare 5 adesso. No, puoi spostare 10. Mm-hmm. Però per ogni 5 che sposti, 6. Togli 1 a dove sposti. Allora niente. Ok. Capito? Cioè, funziona così, una sorta di auto. Una specie di spostamento, però ne levo 1 a quello. Rimesco di energie vitali. Però fatichi un po' di più da dove attingi. Bravissimo. Wolf, io posso fare il tiro di recupero dell'azione. Da un'azione. Valmir. Passo o non posso? Posso, puoi, tira pure il dado da 4 più livello, dimmi quanto fai. 3 più 1, 4. È livello ancora 1, dove? Sì. Eh sì, sto su vigore, butto. 3 più 1, 4. Ok, comunque... Interruzione, l'accettate tutti o non l'accetta nessuno? Io non l'accetto. No, non l'accetto. Io sì. Io sì. O tutti o nessuno? No, io ho già perso il mio scudo, io. Ho già perso troppi HP. Cagasotti. Sì, che cagasotti. No, può succedere che succede qualcosa. Sono le stanze mimic. Tu hai idea so sì. Di cosa possano essere delle stanze mimic? Quello di ora massica. Ma sei un fifone. Vabbè. Tu sei un fifone, sei. Vabbè, allora, quindi, aspetta, recuperi 4. Giusto? Dove li spalmi? Vigore. Tutti vigore. Ok, 12. Il risultato della mia individuazione del magico? Allora, te lo spiego bene. Il tiro che avevi fatto, Non ti ho tirato. Ah, allora tirami pure. Aspetta un attimo. Dato a 20 e mettimi anche il bonus di intelligenza. Bonus di intelligenza, sapienza magica o no? Sì, mettimi anche sapienza magica e individuazione di magico. Individuazione di magico, ok, sì, tutto. Conoscenze arcane. Metti tutte le cose magiche che hai. E 2 più 3. 7. Utilizzo oggetti magici, no? Sì, mettimi anche quello. Vai, let's go, più 8. Ok, allora, per un attimo vedi come se tutta
la stanza fosse piena di strisce di rune, strisce cose magiche che circolano all'interno. E per quell'attimo in cui li vede, riesci a fissarti nella mente. Quando riapri gli occhi, le vedi leggermente incise sul legno. Ci sono tre strisce. Ok. Adesso te le disegno. Si vede che è tipo, noi vediamo che è tipo concentrato. Sì, vedete che è molto concentrato. Che stai facendo, Fakuar? Che stai facendo? Tirami per mantenere la concentrazione, Fakuar. Ecco. Cazzo, appena ti chiedono dove cosa, scompaiono le strisce. Non riesci a leggere più le. Io gli faccio. Come la preghiera, ragazzi, dovete dargli pazienza. Silenzio. Riprova. Merda. Un attimo di silenzio, non fate altro che parlare. Parla lui. Devi riutilizzare individuazione del magico. Lo riutilizzo con un 15. Ok. 15 totale? Ok, ti sembra di vedere un po' meno rune. Comunque riesci a notare le strisce, però rimanendo focussato riesci a fissartele nella mente e in questo momento le riesci a vedere discretamente bene. Ti segno dove sono. Allora, noti che in questo momento quella rossa sta leggermente vibrando, ma quella più accesa di tutte è quella di cui viene anche permeata la luce della stanza, cioè quella verde. La luce della stanza in questo momento diventa rossa. Leggero, con la nebbiolina rossa, in questo momento okay. La linea più accesa delle tre è quella rossa, e questo è quello che vedi tu, okay. Fakuar. Dalvor, dimmi. Wolf, mantenendo il silenzio, fai un passo indietro. Okay. Appunto, okay. Sto pensando anch'io. Tac. Sì. La luce è cambiata, è più, io lo vedo che è diversa la luce, no, della fiamma. È rossa. La luce adesso è rossa della fiamma, e sentite i grilli, prima c'era... Due passi avanti. Fatto. Vuoi un altro? Ok. Adesso? Va bene qua. Dai, che mi fa. Stiamo giocando a campana, su. Si sapeva che era campana? No. Beh, oh. Sì, potrebbero essere dei giochini che fanno i Felion quando non sanno che fare. Che... Saltarelle, salta Felion. No, vai di fronte alla porta dalla quale siamo entrati. Vado. Mentre tu, Gwindor, fai un passo avanti. No, a sinistra. Gwindor è palesemente uno. Gwindor è un tossico. Non lo so. Non l'ho mai visto fumare erba nanica. Quando succede questo, tu riesci a vedere che sono tutti e tre su una linea. Senti che tutte e tre le porte fanno. Toc, toc, toc. Sembrano aprirsi tutte e tre le porte. Apro. Questa porta, aspetta, te la indico. Cerco di aprire questa porta qua. Riesci ad aprirla, si apre proprio, e dall'altra parte vedi il terreno identico, vedi proprio come il continuo da dove siete arrivati, e la luce dentro si spegne, e tutti dentro si spegne, quella sorta di leggera aura che fluttuava, non c'è più. I maghi non hanno un cazzo da fare dalla mattina alla sera e si inventano ste puttanate qua. I maghi ricchi, che cazzo, andiamo. Allora, Fakuar, ti metto un punto esperienza. Nice. E un punto capacità speciale. Allora. Avete il corridoio davanti a voi, praticamente, che continua tutta la strada per andare dall'altra parte. Scusa, ti interrompo. No, tranquillo. Al fine di quella strada c'è una sorta di lampione semi-magico, come spesso si trova nelle strade di Nosferin. È circa un centinaio di metri, però quella strada sembra fatta proprio perfettamente dritta, come se le case non fossero state chiuse tra di loro, come nella maggior parte delle case collegate tra di loro di Nosferin. In fondo, percorrendo tutta la strada, non sembra nemmeno esserci sporcizie, forse
Ah, sì, c'è un cestino dei rifiuti sul finale a sinistra. Quartiere più ricco questo. Sembra più o meno, sì, qualcosina, forse di più pulito di prima. Non so quanto possa rimanere aperta, quindi fuori da qua, adesso. Esco. Lo seguo. Ok. Lo seguo pure io. Certo, potevamo andare all'altra porta. Andiamo da Billy. Uscite... Anche secondo uscite me. Tutti e tre, e appena uscite tutti e tre, boom, si chiude la porta e... non vedete più la porta, cioè si è mimetizzata, sapete dov'è, però se guardate bene non riuscite a vedere dov'è la porta, sembra ancora una parete di assi di legno molto pesanti. Interessante. Meno male che siamo entrati tutti, siamo entrati in due, siamo stati in trappola, non perché so come... che cosa era alla fine, che eri concentrato a vedere cosa era, una magia, vero? Una magia, tante cose sono fatte con la magia, semplicemente credo che sia una sorta di sistema di sicurezza per evitare evasioni. Plotone con più di tre persone può passare tranquillamente, un evaso, essendo solo, non può coprire tutte e tre le linee runiche che ho, e quindi difficilmente potrà uscire. E la domanda è, evaso da cosa? Probabilmente tutto questo quartiere è... fa parte del carcere dal quale siamo usciti. Non ne sono sicuro, ma può darsi. Era semplicemente un sistema di sicurezza, ma... Se fosse stato loro ci avrebbero già trovato. Avrebbero preso queste strade, no. È di qualcun altro sicuramente. Questa qua è un'ipotesi. Comunque, muoviamoci. Cerco di orientarmi un pochettino. Dove mi trovo? È una zona che credi di aver già visto, però mi servirebbe un tiro. Yes. Non ti viene bene in mente il posto, però non sei vicino a casa, non sei vicino neanche all'accademia, non riconosci bene la posizione. Potresti intuire che percorrendo sulla strada destra c'è un passante, in quel momento c'è solo un signore che sta camminando di mezza età, vestito normalmente, vi squadra un po', è armato di una spada di bella fattura, ti guarda un po' strano e continua a passeggiare. Così, buon uomo. Sì. E di che? Siamo persi. Temo che... Sì. Persi. Potrebbe darci le indicazioni per il quartiere di... Gli dico solo il nome del quartiere, non il... dove siamo diretti. Ok, puoi dire... Abbiamo finito il nostro di lavoro, come vede siamo un po' malconci. È il nostro primo giorno, quindi... Insomma... Siamo un po' persi. Senti, lo a girare. Of course. Su cosa scala? Intelletto. 4, quindi. Of course. Lavoro, sì, ti posso indicare per andare nel quartiere che mi hai appena nominato. Ti posso indicare sì, percorri queste strade sempre dritto e troverai una trasversale sulla destra, dall'altra parte ci sono dei cancelli tutti elaborati, sulla destra troverai una trasversale, percorri quelle strade, fra diciamo un po' di passi dovresti trovarti una quindicina di minuti vicino a quel quartiere che mi hai ricordato. Wolf, posso fare un tiro su in percezione? Cioè, Anch'io. Sì? Posso intuire che lui mi sta mandando ai cancelli della... della capite bene. Della prigione. Signori, io vi auguro una buona notte e che domani il vostro lavoro... non vi faccia perdere per le strade di Nosferin. E buonanotte. Continua a camminare per la sua strada. Puoi farmi un tiro di intuizioni? Sì. Io ho fatto 4, non capisco un cazzo. Quello ho visto, se non sei. Proteggano il vostro cammino. Perché anche per voi, loro signori.
sembrava... Non sei convinto di quello che ti ha detto Gwindor. Non sei molto convinto. Io lo guardo, io che, Gwindor, che faccia c'hai? Ho deciso sul pensare se non sapeva nemmeno lui o vi stavamo andando da una zona in una zona che non era quella che avete chiesto. Non sei sicuro su cosa pensare. Provo anch'io a fare intuizione. Lo concedo. Che faccia ho, Tal? Se tipo io lo vedo. Faccia che faccia fai? Pensieroso. Abbassa la voce, Gwindor. Che faccia? Che faccia faccio? Faccio la faccia di quello che aspetta sempre che parli Farquhar. Parla sempre lui, parla sempre. E poi vedi dove ci porta? Ci porta con queste persone che non sanno dove ci mandano. O ci mandano in prigione, o ci mandano dove non lo so, non si sa dove. Però parla sempre lui. La prossima volta parlo io, parlo. Parlo io la prossima volta. La prossima volta ti lascio dentro una di quelle cazzo di scatole di legno che faranno anche da tua bara. Buoni un attimo. Certo. Allora, tu e indico Gwindor. Hai anche ragione sul fatto della lingua lunga, ma hai rotto il cazzo con il tuo portafoglio, il tuo wallet del cazzo. Basta. E tu hai la lingua più lunga del tuo corpo. Noi siamo un gruppo, è inutile che facciamo, che litighiamo. E tu che cazzo di... Tu che cazzo li guardi? Volimir mi sta a guardare. Sì. E tu che guardi? Hai dato un calcio alla porta, ti sei rotto quasi il piede. Quella. Percezione. Io vorrei chiedere pure Gwindor. Smetti di chiedere a tutti di tuo nonno, è meglio. Io mi viene un po' da ridere. Un altro. Ci stanno attaccando. Perché? Riesci più o meno a notare in fondo alla strada quel signore di prima che indica verso di voi a quattro guardie che sono di vicino. Preso. Cazzo. Ragazzi, ha chiamato le guardie. Andate via. Partono con un passo svelto dalla vostra parte. Via. Corrette, non andiamo da quella parte, andiamo dall'altra parte. Non da dove si è chiesto lui, dall'altra parte dovete opposta. Dovete dirmi come vi spostate. Più dettagliati siete, meglio è. Allora, non andiamo a destra, ma andiamo a sinistra di dove ha detto quello là. Come? Cammini, corri, fluttui? Passo veloce. Passo saltellato. Però sempre furtivo. Ritirarmi se vuoi furtivo. Furtivo indichi che è un po' di soppiatto, eh? Tipo. Ormai ci hanno visto. Non ci hanno, ci hanno visto. Si stanno venendo con passo veloce verso di voi. Allora corriamo, porco zio. Corriamo. Cosa fate? Corriamo. Appena correte cominciano a correre. Aspetta. Loro. No, no. Sentite dei fischi. Wolf. Mm-hmm. Wolf, io prendo sotto la spalla sempre l'ogni. No, che tanto è più lento di tutti, lo prendo come al solito. Anche Volimir è più lento di voi. Sì, vabbè. Dovete o rallentate un po' tu e Talvor e state al passo di Volimir, oppure Volimir resta indietro. Se state correndo, io... partono i fischietti e vengono verso di voi. Vi dico che avete due strade sulla destra, mentre state correndo, che sembrano dei vicoli, e fra poco arrivate a un altro stradone che sembra essere un incrocio che poi va o a destra, o a sinistra, o dritto. Per arrivare avete quegli altri più vicino, però sono in armatura tutti e quattro, e con la due con la spada, uno con la lancia, uno con la balestra. Non sono così più veloci, non sono tanto più veloci di voi, quindi mantenete la distanza di un 100 metri, fai circa 100 metri di distanza. Però non si vede siamo. Perché lo stradone io sto davanti perché ho oscuro visione, vedo meglio, vedo. No, ci sono torce, cioè, okay. O pali con le torce magiche sopra. Non andiamo alla prima destra, andiamo. Continuiamo dritto. Sì. O alla seconda. Vai, perfetto. Io sono tra le braccia di. Faccio un percezione, guardo dietro. Che cazzo sta succedendo? Stanno correndo verso di voi. Quanto sono lontani? Circa un centinaio di metri. Voi state correndo, ce l'avete dietro e state per arrivare all'incrocio. E in questo momento avete passato un vicolo. Adesso state passando all'altro vicolo sulla destra. Andiamo a destra. Gira a destra. Vai. Io lo seguo. Entrate sul vicolo a destra. Dei colpetti più veloce, cazzo, più veloce. Sembra che taglia da una casa all'altra. Anche dall'altra parte della via.
appena sbucate dall'altra parte di corsa, siete in un altro stradone. Andiamo a sinistra. Sì, rallentiamo però. Ma li abbiamo persi o ci stanno ancora a seguire? Ci hanno visto ancora? Non li avete ancora visti arrivare nel vicolo, perché il vicolo sarà stato una quarantina di metri, no? Non di più. Il taglio da una parte all'altra della strada era una quarantina di metri. Non li vedete ancora dietro di voi e sta passando una carovana. Rallentate. Uniamoci alla carovana. Cazzo, ci uniamo dietro la carovana piano. Stai zitto. Fate finta di niente. Lascialo gnomo. Anzi, mettiti lo gnomo sulla schiena, sembra un bambino. Dai, mettiti sulla schiena. Ma culo, tu che cazzo vuoi? Dai. Sembra un bambino, sembra che sia. Dietro la carovana c'è un nano seduto. Se vi guarda che andate a passo con la carovana. Ehi, fratello, avremo bisogno di una mano, puoi aiutarci? Fratello di chi? Chi diavolo sei? Sei mio fratello? Vorrei esserlo. Mi fai un tiro su percezione? Potrei esserlo. È stato bellissimo. Ha un tatuaggio sulla fronte. Questo tatuaggio lo riconosci? Come il tatuaggio della tua casata, dei Battlehammer. Vedi che c'è un martello sopra un'incudine e alla destra e sinistra dell'incudine ci sono due fulmini che colpiscono il martello. Un Battlehammer anche tu? E tu che diavolo sei? Come fai? Tira fuori una sorta di coltellaccio. Tu stai zitto, piccoletto. Chi cacchio sei? Della stessa casata. Sì. Che diavolo sei? Il mio tatuaggio sulla fronte che dovrei avere anch'io in teoria. No, non è sulla fronte, il tuo tatuaggio è sulla spalla destra. Cazzo, non posso mostrarglielo in qualche modo, l'armatura è troppo ingombrante. No, in realtà riesci, cioè se abbassi un po' il collo della manica e slacci velocemente il fibio qua, l'armatura, glielo puoi far vedere. Glielo mostro. Tu gli mostri il tuo, solo che il tuo è differente dal suo. Ha l'incudine coi fulmini, col martello sopra, però ha due stelle, una accanto all'altra. Sua signorina, prego, salite, forza, svelti, salite tutti a bordo. Posso servirla in qualche modo, mio nobile signore, per un saluto. La casata reale, vi porterò da mangiare. Va benissimo, non c'è problema. Battlehammer, Brukter, nascito, Retek, no, comincia velocemente a parlarti in nanico. Tittesse nero, dove sei nata? Io cadati, Retetokor, che cor tur nascito. Gli dico in nanico, fermo, basta. Sì. Parlo come tutti. Prego, se volete accomodarvi, l'ultima carovana è vostra. Vedete che lui salta su un ponticello e salta, vi chiude proprio le porte di legno e ci sono dei cuscini tutti l'intorno. Va al fondo della carovana, cioè, sentite che va dall'altra parte e ritorna. C'è una donna nana, tutta bella, vestita bene. Tutta fatta, tutta precisa, una bella nana, nel senso anche per voi è bella vederlo che vi distribuisce. Ti guangina Jolie col viso? No, non proprio. Okay. È vestita proprio un bel vestitino da nana. Vi sta dando delle pagnotte, dice: grazie. Il bonanico è molto buono, sua signoria. Arriva subito, immediatamente. Io sono Tirina. Arriva il capo della carovana, che è sicuramente è un vostro pari, anche lui della famiglia reale, quindi grazie per essere venuti nella nostra carovana. Arriva dopo poco, arriva un nano con un'ascia, no, con un enorme martello in mano. A primo impatto mi sembra di averlo già visto. È praticamente identico a una carta del Majestic. Sembra Jur Battlehammer. E tu? Chi? Sembra Jur Battlehammer. Vi guarda e fa. Non ho capito. Mi sembra Jur Battlehammer. Cugino. È un po' che non ti vedo. Tu riconosci il tuo cugino, il famoso Jur Battlehammer, uno della coppia Jur e Inar, cacciatori di mostri tra i più famosi su tutta Temperia. Benvenuto, cugino. Beh, mettetevi comodi e raccontatemi che diavolo ci fate qui a quest'ora sulla mia carovana. Da dietro vedete che entra Inar,
sta una nana bella, sembra quasi più atletica di lui. Mi guarda e fa: cugino, che diavolo ci fate voi? È successo, voi tutti riconosciuti di fronte a voi avete Jure Inar Batelam, la coppia probabilmente più famosa di cacciatori di mostri di Temperia, ma scopriremo nella prossima puntata. Io volevo chiedere se c'era un doppio della carta, glielo chiederò. Scopriremo nella prossima puntata come andrà avanti la nostra leggenda del Magicum. Quindi, detto ciò, Tirin e Tiran, se tirano il cazzo a vicenda. Allora, Tirina. Bella sessione, dai, non è stata brutta. Io ti metto 4 punti esperienza. Gwyndor, metto 3 punti esperienza. Ma mi fai il tiro con il dado dopo. Con il dado da 6. Parkour, ti metto 5 punti esperienza. Volimir, quello del... hai 3 punti esperienza. Sì, sì. 8. Complessivo quello dell'enigma. Ok. Complessivo, ho già calcolato tutto. Allora, adesso tu, Gwyndor, tirerai un dado da 6, ok? Sì. Quello che esce, puoi sceglierlo. Sì. Distribuirlo tra voi quattro in punti capacità speciali, mm-hmm, oppure fare diviso 3 e prendere tu un punto esperienza, prendere tu quello che esce in punto esperienza, cioè se esce 6-2, se esce 3-1, se esce di meno 1. Cioè, se quello che esce, per esempio, se esce 6 e vuoi dividerlo tra di voi in punti capacità speciali, tu sceglierai a chi dare 2-2, 1-1. Sì, sì, ok. Ok, tira. Io quanto ha preso ora Marro e Fakwar? Io ho preso 3. Io ho preso 4. È uscito 2. Puoi scegliere se dare a 2 punti capacità speciali, cioè uno a uno e uno all'altro, ma non a te, oppure di tenerti un punto esperienza. Devo farlo come se fossi Gwyndor, giusto? Devi farlo come se fossi Gwyndor. Cosa offre dal gioco? Non si può mettere in game, dai. Sì, però io invece vorrei che tu mi interpretassi come se adesso dovessi dare qualcosa che è Gwyndor. Dalla tuo nonno. Gwyndor se lo tiene. Gwyndor si tiene il punto esperienza e va a 4. Sì. Bene, se volete fare delle modifiche sulla scheda, facciamole, se avete in mente qualcosa. Per esempio, Talvor può sbloccare un cap, Gwyndor no, Fakwar può sbloccare un cap, Volimir può sbloccare 2 cap e andare su di livello. Io sono indeciso se sbloccare un cap e rimanere senza punti di esperienza per i fumble. Partiamo in linea da Talvor, che vuoi fare? Allora sblocco capacità speciali. C'è il PCS. Ok, più 5 quindi, PCS. Sì, quindi vado a 6 su 6 e vai a 11. E una volta che sto a 11, sei sicuro, bro, che non mi hai scalato? Sono tanti, eh? Vabbè, me ne aggiungi adesso, no? No. Le presi anche durante la sessione. Se ne avevi 6, non li hai usati. No, no, ok, ok. E vado in abilità. Scusa, aspetta. Allora, vado in... speciale PG sul mio debutone. Vabbè, intanto guarda le capacità speciali. Gwyndor, sì, hai 4, puoi spalmarne 4 da tenerteli. Fa qual? Io ti sblocco attitudine. Metti 3, così hai individuazione gratuita. In realtà no, pensavo di metterlo su, però aspetta, fammi dare un'occhiata. Quanti PCS ho rimasti? 4 PCS. Più quello dell'enigma o compreso quello dell'enigma? No, hai già sbloccato tutto insieme. 4. Intanto, se avete delle domande in chat, fatele, così le leggo e poi vediamo la sessione.
Intanto sentite che vicino alla carovana stanno passando dalle guardie. Dei cani? O i cani? E i cani. Ci sono anche i cani? No, ma è finita la sessione, quindi vai tranquillo. Mi hai fatto la faccia di... Io sono ancora in sessione, fammi ragionare. Chi? Tu. È un loop dove è una droga, io? Dove è difficile distaccarsi, eh? Quindi D&D è così, attenzione. Allora, penso che te lo metterò in prontezza. Ok. In realtà c'è un mostro e un demone, bro. Perché... Esperti in mostri, orchi, goblin. Ok, no, niente. Razzur. Non è ancora ora di prendere quello. Però se si trovano davanti a un demone non è che scappano, eh. Anzi, magari c'è pure una taglia. Ho sentito, una... Ma sto cazzo di cane lo togliamo oppure deve rimanere? Siete nella carovana, non è mica merito mio. Sto cazzo di cane c'è da fuori il carcere, ci sta seguendo. Ci sono dei... Ho i cani di nostri. È il mio famiglio, l'ho deciso. Perché no? Perché no? Basta trovare il momento per addestrare qualcosa, il famiglio te lo fai, oppure... Cazzo, lo cavalco anche, un bel mastino. Con una bella evocazione magica di quelle possenti, magari trovi un bel libro, evoca famigli o altro pianari e pluff. Oh, un famiglio. Può fare. Vuole un cane. Io voglio un cane da cavalcare, bello grosso. Bel Doberman, almeno ti... incazzato. Allora, per tutti quelli che non sanno chi siano Jure Inar, bravo Darky. Dagli qualche punto esperienza. Io voglio prendere, bro. Sì? Io aspetta, finiamo un attimo. Volimir, scusami, bro. Com'è? Hai già pensato? Io sblocco il livello. Ok, quindi abilità, quale vuoi prendere? L'attitudine dove la vuoi mettere? L'attitudine è sempre su vigore. Ok, quindi 4 su 4 vigore. Vigore ti va a 2. Qui vai a 0 di esperienza. Abilità vai a 4. Quindi dimmi un'abilità addestrata. Troppo comoda, Darky. Rapidità di mano, cosa mi fa? Rapidità di mano ti è utile per fare determinate cose come estrarre più velocemente l'arma in alcuni casi, estrarre un pugnale, cercare di provare a rubare delle cose molto velocemente, riuscire in piccoli giochetti, magari a addirittura torcere il polso di un... di qualcuno e cercare di piegarlo. Si può utilizzare in un bel po' di cose, però state, la rapidità di mano ti potrebbe per assurdo servire anche se presupponiamo hai in mano due pezzi di ferro, due grimardelli, ok? In alcune porte particolari devi essere veloce a ruotare con una mano e infilare il grimardello per aprire la porta. Rapidità di mano ti aiuterebbe a fare anche questa operazione. Allora, le abilità sono applicabili in spazi che la tua mente può raggiungere. Lo scudo me lo consideri armatura o arma? Scudo te lo considero scudo. Classe armatura. Fa parte della classe armatura, ma non è un'armatura. Artigianato. Sì, sì, Arrighi, io l'ho visto. Hai resubato un po' in tanti, Grazie, Arrighi. Allora, il... ti servirebbe sbloccare sicuramente artigianato fabbro. C'è fabbricare armature e fabbricare armi, non c'è fabbro. Armature, lo consideriamo armature, ok, grazie. Pensavo che tu intendessi la scheda. Però no, con no. Le armature tu puoi provare a sistemare barra riparare scudi. Ok, allora faccio quello, provo a fare artigianato, fabbricare armature. Ricordando anche da dove vieni, dal clan, che è uno dei clan che fabbrica tra le armature più eccelse o comunque forti, ricomincia a ripensare a quando tuo padre da piccolo ti portava nelle varie sale di dove ci sono le fucine del clan Battlehammer. Dove mio padre o mio nonno? Tuo padre. Padre, okay. Magari tuo nonno stava lavorando. Un po' di esperienza. Tuo nonno stava lavorando su qualcosa e tuo padre ti mostrava quello che tuo nonno stava facendo. Okay. Con questo ricordo mettiamo un bel artigianato su internet. Insieme al mio e il tuo Ramarro. Non penso proprio. I miei dubbi.
arti, fabbro, costruire armature, costru... arma. Perfetto. Oggi ho parlato, ma ha detto sta settimana o oggi o prossima settimana. Però. Di che? Chi è? Chi intendi? Ah, dei PC. Comunque, io sono un Felion, sono un devoto. Poi c'è Gwynner che è un umano guerriero. C'è Faguar che è un gnomo mago. E poi c'è Volimir che è un nano guerriero. Gnomo, pure lui. Gnomo mago, specializzazione in alchimie. Rompi coglioni. Un gnomo basta. Rottura di coglioni. Quindi, Talvor, vuoi sbloccare una capacità? Sì, speciale? Ne sblocco due. Te ne dico due. Allora, sblocco lì. Allora, fammi un attimo copiare così ti aumento. Delle capacità sulla destra, una cosa molto utile per il gruppo secondo me, distruggere il male e allerta, bello, bravo. Allora, perché allerta mi costa uno solo, mi costa solo un intelletto perché ho due, quindi buono, comunque sto sempre per quanto allerta, per ora ti spiego anche come utilizzarli. Devoto allerta per un'ora ogni 5 intelletto, quindi nel tuo caso è si potrà percepire ogni singolo movimento in un'area intorno a sé di 9 metri più 1 ogni 5 intelletto. Quindi io ho 3, 9, 10, 11, 12 metri. Cioè, su questo va collegato a un minimo di concentrazione. Cioè, quello che è successo adesso a Farquhar non è il tuo caso. A Farquhar serviva un'alta concentrazione perché era una magia in corso, non era una magia che comunque era finita. E lui con individuazione doveva trovare, che ne so, un oggetto o qualcosa di fermo. Era una magia che era in circolo, come se venisse continuamente alimentata di qualcosa. Nel tuo caso, anche se è in circolo ed è alimentata da qualcosa, la classe di difficoltà della concentrazione non è alta come quella che aveva Farquhar. Ci faccio un esempio. Se qualcuno dovesse urlare accanto a te in modo molto forte, tu dovresti fare un tiro per vedere se riesci a mantenere la concentrazione, ma se la gente dovesse parlare normale come stiamo parlando tra di noi, non avresti pericoli di non riuscire a mantenere la concentrazione. Capito. È saltata la camera, credo che si sia bloccato. Si è visto un attimo, tranquillo. Quindi altra, allora mettiamo innanzitutto allerta qua, vita speciale. Molto comoda anche quando dovete fare, che ne so, le guardia, oppure quando dovete fare piantonare una zona o dovete fare i turni di controllo. Quindi 4 d'allerta, tu vai a 7 dopo aver usato, quindi 29 più 4 33. Poi hai 7, giusto? E sblocchi? E sblocco di distruggere il male. Raddoppia danni infetti, nemici non morti, demoniaci oscuri, infernali, malvagi. Per un esatto. Allora, questa capacità cosa ti permette? Ti permette di chiedermi, Wolf, riesco a capire che tipo di creatura ho dinanzi quando è un non morto? Ok, li capisco, io adesso lo so. Esatto, praticamente tu hai, è come se avessi pure gli umani, visione. Magari c'è un umano che sembra, ma in realtà è un morto. In realtà è un demone, magari un non morto, magari addirittura vampiro? Un vampiro. Esatto. Sì, sono non morti i vampiri. Magari è anche un ma te lo fa percepire sempre, tiro su percepire. Lican non è compreso, perché ci sono Lican buoni, ci sono Lican cattivi, anche se la maggior parte sono cattivi, anzi quasi tutti sono cattivi, è raro trovare un Lican che non sia che sia buono. A parte uno dei più famosi di tutti, Jack, che è all'interno del Majestic. Esatto, e questo gli sta sul cazzo perché lui voleva restare per i cazzi suoi. Ho capito, ma gli ha dato lui. Eh sì, gli serviva. Perché però chissà che ha fatto. Perché gliel'ha data. Che gli ha fatto Max, come l'ha aiutato? E diglielo. Potresti. Vi siete bloccati tutti, guarda che belli. Siete tutti a guardare qualcosa. Come? Io sono. Solo voi. Ah, so io, scarpe mio. Posto. Ok, back. 0, quindi qui vai 40. Quindi Guindo non potevi fare niente, fa quel volo a posto. Esatto, Darky, esatto, Darky. Ho preso la. Esatto. Speriamo di non fare fumble il prossimo. Fumbleare. Okay. Però non va bene così. 1, ok, quindi per esempio. Incantazio è già 1
1-1-3, molto buono quello. Avendo una pool di prontezza leggermente migliore rispetto all'intelletto, ho preferito ammortizzare la spesa in quella. Fatto bene. Certo, certo. Anche perché anche fiammata magica richiede un bel po' di punti. In prontezza, bravo, perché quindi devi anche mirare quando la fai, quindi ci infichi dentro anche quello. Esattamente. Allora, per adesso manteniamo così. Questo? Sì. Noto che non hai mai messo il numero del livello, è sempre rimasto uno a tutti quanti. Ah, cazzo, è vero. 2. 2. 2. La tenacia, ricordami cosa fosse. La tenacia, su qualsiasi tiro fate, voi potete applicare la tenacia. È come un spingere oltre i limiti voi stessi. Come detto proprio sotto tenacia, vedete 1 uguale costo 2, cioè tu vuoi fare un colpo più, con un'arma melee, sì, in più, e non sono scontabili, non potete usare l'attitudine sulla tenacia. Quindi presupponiamo, Idro, che tu hai 3 di attitudine, ok, in intelletto. Presupponiamo che fa individuazione del magico che sarebbe gratis. Presupponiamo che mi dici: Wolf, voglio usare la tenacia, voglio comunque usare 2 per potenziare individuazione del magico. Tu vai a aggiungere più 3 al tiro e utilizzi 2. Quando hai tenacia 2, cioè si sblocca al terzo livello, il costo va a 3, ma ti aggiunge 4 al tiro. Non è scontabile e si applica alla riserva di caratteristica più indicata per quel tipo di cose. Potete applicarlo pure alle capacità speciali. Se la capacità speciale di utilizzo maggiore è intelletto, costerà 4 di intelletto. Se la capacità di utilizzo maggiore delle 3 è vigore, utilizzerete vigore. Se volete fare un tiro per colpire, lì si aggiungerà in base al tipo di arma. Se volete fare un tipo di abilità, lì si aggiungerà il punteggio tenacia. Sì, io ve l'avevo detto all'inizio, però so che cioè quando ci sono poche riserve di caratteristiche è un rischio usare la tenacia. Però quando pensate che con la tenacia potrebbe significare farcela o non farcela, lì avete quella spinta in più che vi dà proprio la vostra forza interiore, praticamente. Questa è la tenacia, cresce ogni 3 livelli di più 1. Messo tutti a livello 2. Livello 2. 2. Livello 2. Livello 2. Che è rimasto all'1. Allora, detto questo, qualche altra domanda, chiarimento? No. Cioè, chi ci fa metà del letto di Ramarrocane nella stanza di Indracito? La domanda di prima. In realtà, dai, diglielo tu, Ramarro. Uno, hai messo dai, i padiglioni in tessuto sulle cuffie? Diamo questa notizia. Eh? Che cazzo succede? Ok, signori, se non avete altre domande, sapete che chi è arrivato esatto, alla fine, caricheremo come tutte le puntate le carichiamo su YouTube. Se avete altre domande che non ho visto, tipo prima, fatemele adesso. Moon, dai un bacio a Wolf. No, dall'altra? Dall'altra? Dall'altra parte. Dall'altra parte? Devi girarti al... No, no. Ok, perfetto. Okay. No, non così appassionati, così è troppo. Troppo. Visto che non è stata accettata. Visto che non è stata accettata, puoi dire in cosa consisteva l'interruzione che avevi proposto? No, assolutamente no. Ma la tengo fresca per altre soluzioni. Questa era veramente figa. Posso dirle una cosa? Questa interruzione, secondo me Tal sarebbe morto probabilmente. Ma tu di non. Questa interruzione era proprio prendere una. Vabbè, non lo dico. Poi. Una sberla, dai. Altre domande? Questa qui era bella, però era bella. Era più particolare. L'ultima era più diretta, concisa. Qualcuno che gli si era accettata perché si apriva qualche porta dove ci succedeva qualcosa, ci buttavano dentro qualcuno. Siete stati tutti scemi, porco due. Non scherziamo. Beh, tu avevi meno di 10 HP totali. Ma che fa morivo? Arrivava. Che ne so, arrivava. Gesù Christ. Gilberto! Io sono Gilberto! Gilberto! Arrivava mio nonno. Però no, era
bonus o un malus? Era un'interruzione. Un'interruzione è sempre un'interruzione. Qualcosa va male, va molto male, va stramale, oppure qualcosa va fottutamente male. Questa è un'interruzione. Bonus è riuscire a ricavare dall'interruzione qualcosa di utile, ma quello sta ai giocatori. Ma la maggior parte di volte l'interruzione è qualcosa di no buono. Magari al momento sembra, ah, che figata, che cazzo è successo, poi ti accorgi, porca puttana. Questa è l'interruzione. Sarà stato col nonno di Gwyndor che riesce a figliarlo, porca puttana, è il cazzo. Uccidete il nonno di Gwyndor, basta. Ma il nonno di Gwyndor guarda i cantieri dove costruiscono i castelli. È sì, un classico di quelli, ma no, così no. È un classico. Max, questa carta fa cagare. Allora, signori, se non ci sono altre domande, penso che abbiamo concluso anche questa sera. È stato divertente giocare in compagnia. Ci vediamo venerdì prossimo con la sessione 6. Grazie a tutti. È fondamentale per tutti voi mettere il like a tutte le cose del Majestic, dire a tutti i vostri amici a cui può interessare il gioco di ruolo barra D&D che qui il venerdì sera nel late night alle 24, ma comunque lo spammiamo il giorno, però potremmo tenere fisso le 24, che non è male, fare un paio d'ore, due o tre ore di sessione, che qui ci si diverte e ci si può anche iscrivere. Settimana prossima rompetemi i coglioni su Telegram i sub, lo dico per chi vuole iscriversi, rompetemi i coglioni, continuate a chiedermelo di fare schede se lo volete fare. Potrei rifiutare una volta, potrei rifiutare due volte, potrei rifiutare tre volte, e poi, dandovi un piccolo spoiler a voi, rifiuterò anche la quarta volta. A voi 60 che siete qui, dopo un po' di volte che vi vedo veramente intenzionati a fare la scheda, non tanto perché non ho tempo, perché sicuramente avrei avuto il tempo, potrei accettare di farvela fare. Quando si vuole talmente tanto una cosa da insistere, vuol dire che acquisisce dell'importanza per quella persona. Per voi 60 fortunati avete questa chicca in più. Insistere, altrimenti io non percepisco il vostro vero interesse e non perdo tempo. Un bacione a tutti, signori, e qui dall'unico canale che vi può regalare questo tipo di emozioni, i vostri Moon, Wolf e gli altri quattro pazzi, vi augurano la buonanotte.